Buon pomeriggio a tutti, quindi bentrovati alla presentazione del volume Storia e Storie del DEI, 35 anni del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Padova. Questo pomeriggio racconteremo insieme ai protagonisti come nasce questo libro e di che storia e di che storie porta testimonianza. Ma prima di entrare nel vivo del, del, di questo volume, faremo anche un viaggio, grazie agli interventi di alcuni illustri ospiti, nelle prospettive della disciplina. Ma ad aprire l'incontro chiamo sul podio la magnifica rettrice Daniela Mapelli. Buon pomeriggio, bentrovate, bentrovati. Il mio sarà davvero soltanto un breve saluto. E sono veramente felice di vedere tra l'altro questa Aula Magna così affollata. Perché insieme oggi è vero, c'è la presentazione di un volume e ne approfitto subito per ringraziare, oltre al direttore di Dipartimento che mi ha invitata per questo saluto iniziale, Gaudenzio Meneghesso. Saluto anche il professore Enrico Zanoni e logicamente un caro saluto, non la vedo più. Dov'è Maria Stella? Ah sì scusa, <ride> e saluto sicuramente Maria Stella Agosti che mi dicono sia stata un motore essenziale nell'operazione di questo volume. Questo volume è nato quando appunto si stavano programmando tutti gli eventi per gli 800 anni, si parlava del museo diffuso che in effetti adesso c'è in 12 dei nostri dipartimenti e è uscito questo bellissimo volume. Oggi però è anche un'occasione per festeggiare il Dipartimento del DEI che compie 35 anni, che è vero che se lo parganiamo agli 800 anni del nostro Ateneo è veramente ancora un infante, quasi un neonato, però ha già una storia ricca veramente di moltissimi successi. Il nostro Dipartimento DEI è un dipartimento molto grande, è grande non solo come numerosità tra, come dipartimento, ma è grande anche per il numero di discipline che racchiude ed è anche un dipartimento motore perché collabora anche con moltissimi altri dipartimenti, quindi anche le ricerche sono ricerche a volte particolarmente eclettiche e devo dire che come dipartimento ha abbracciato quella che noi amiamo moltissimo, che è la multidisciplinarietà e in alcuni casi anche la transdisciplinarietà dei dipartimenti. Io, devo dire, ho avuto questo libro qualche giorno fa, l'ho sfogliato, non l'ho letto tutto, ma ho guardato tutte le fotografie, una a una, e mi ha colpito molto il titolo di questo volume, perché è Storia e Storie del Dei. E leggendo questo titolo, non so perché, ma la prima cosa che mi è venuta in mente è nella psicologia della gestalt eh, c'è un principio che cita, è un principio riferito alla percezione, ma il principio cita il tutto è più della somma delle parti. E mi è subito venuto in mente leggendo questo titolo, perché è vero, questa è la storia di un dipartimento, ma è la storia fatta da chi? Da persone, molte persone che si sono succedute negli anni, persone diverse, che però... Pur rispettando le loro peculiarità e singolarità, una volta messe insieme, danno luogo a qualcosa di più grande, che in questo caso è la comunità del Dipartimento. E ci sono molte persone nel vostro Dipartimento, io adesso ne citerò soltanto una, che oltre. Ripeto, siete un dipartimento d'eccellenza per la ricerca, per la didattica, terza missione. Non mi soffermerò su questi aspetti. Anche perché, come dicevo prima al vostro direttore, professor Meneghesso, io adesso non posso sperticarmi in lodi. Per il dipartimento dei, perché altrimenti poi devo fare la stessa cosa per tutti gli altri dipartimenti e sono 32, per cui bisogna sempre mantenere un equilibrio quando il rettore o la rettrice parlano dei dipartimenti, però davvero voi avete avuto personalità importanti che hanno partecipato anche attivamente alla governance e alla storia di questo Ateneo dicevo ne cito uno per tutti ed è il professor Giovanni Marchesini perché è stato rettore di questo ateneo, un rettore per due mandati, quindi ha contribuito fattivamente alla crescita del nostro ateneo, ma abbiamo avuto moltissime altre personalità, alcune le vedo anche qui sedute ora, ma non le nomino perché mi dimenticherei sicuramente qualcuno, ma anche molte del dipartimento del DEI che hanno partecipato alla governance dell'ateneo con varie funzioni, prorettori, delegati nelle varie commissioni. Per cui è un dipartimento con 35 anni di storia, ma che sicuramente ha già lasciato un'impronta importante nel nostro Ateneo. E quindi io adesso mi siedo lì e non vedo l'ora di ascoltare le storie del nostro dipartimento. Buona continuazione a tutte e a tutti. Grazie quindi alla magnifica rettrice. Chiamo sul podio adesso il direttore del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Gaudenzio Meneghesso. Grazie a tutti di essere presenti e volevo ringraziare la magnifica rettrice per averci onorato della sua presenza gli ospiti, eh, la professoressa Tiziana Catarci, eh, la professoressa Arianna Menciassi, eh, la dottoressa Silvia Defina e il professor Paolo Pavano, per essere presenti oggi a contribuire a rendere questa festa speciale. Poi volevo anche ringraziare eh, l'Accademia Galileiana eh, delle Scienze, Lettere e Arti in Padova, che è qui rappresentata dalla vicepresidentessa professoressa Giovanna Zaniolo. Grazie e ringrazio il Rotary Club di Padova, qui io sono rappresentato dalla dottoressa Manuela Chiariotto, grazie, e ringrazio tutti voi per essere partecipati, colleghi, colleghe del Dipartimento e anche fuori dal Dipartimento e tutte le varie personalità. E quello che volevo farvi io in questo mio breve intervento, non durerà tanto perché non voglio togliere spazio ai graditi ospiti, è dare le motivazioni un po' di questo libro. no? E magari darvi qualche tratto di storia per quelli che non sono eh, addentro al nostro dipartimento. Un dipartimento che diciamo, por, posa le proprie fondamenti più o meno intorno agli anni 1960. Avvengono due fatti importanti. Primo viene chiamato a Padova il primo docente in elettronica e quindi si forma la prima cattedra in elettronica nel 1957 e poi vengono instaurati due corsi di laurea importanti: la laurea in ingegneria elettronica e la laurea in ingegneria eh, elettrotecnica. E questo è, è il primo punto. Queste due nuove lauree fanno crescere eh, la popolazione del Dipartimento, sia come studenti sia come docenti. Tanto è vero che nella sede dove si era a quel tempo in via Marzolo, non è più sufficiente, si individua la, lo spazio dell'antico orto agrario che si trova proprio al Portello, dove siamo noi adesso. Vedete qui la porta Portello, e qui nel momento in cui stavano proprio lavorando, anno del 26. E da quel momento si riesce a definire lo spazio, e lì viene costruito il Dipartimento. Nel 1966 viene costituito l'Istituto di Elettrotecnica ed Elettronica. Lì viene trasferito, si costruisce ancora oggi parte dei nostri docenti, sono ancora lì chiaramente, e accoglie i docenti, ovviamente, del gruppo eh, degli, degli informatici attuali. Poi c'è stato uno, uno sviluppo importante dagli anni 60, cominciano a, a, a diventare centrali i temi dell'elettronica, delle telecomunicazioni, dei controlli e finalmente nel 1987 con decreto elettorale si istituisce quello che è il Dipartimento di Elettronica e Informatica. Non vi darò molto aneddoti su questo perché durante la tavola Diciamo la discussione che avremo, ci saranno i graditi ospiti che partecipano a questa tavola che magari presenteranno degli aneddoti o daranno maggiori indicazioni riguardo a ciò. E a quel tempo si parte con un dipartimento che aveva circa 44 professori e ricercatori che derivano da diverse facoltà, come diceva la magnifica rettrice, da diverse facoltà con anche un atteggiamento molto eclettico di trasversalità e interdisciplinarietà. E quindi da qui poi in anni 90 nuovi corsi di studi finché più o meno nel 2002, con l'inserimento di, di tutte le varie discipline, c'è la necessità di cambiare il nome e nel 2002 si passa a quello che è oggi il Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione. Contemporaneamente ci vengono assegnati una parte degli spazi che erano della facoltà di agraria e lì, diciamo, in quella fase anch'io ho partecipato al trasloco da un dipartimento all'altro e, e lì ci siamo insediati. Allora, qual è la storia del Dipartimento? Se voglio farvi una brevissima panoramica, allora in 35 anni vedete qui l'evoluzione del personale docente e PTA che passa più o meno da 40 a 110 docenti in questi 35 anni, quasi triplicato, e lo stesso per il personale PTA che passa da una quindicina di personale a circa 45. Questi sono numeri pre-PNRR, dopo ci sarà un'evoluzione ben. Ben più grande. E oggi siamo un bel dipartimento, questa è una foto che ci ritrae, che trovate anche nel libro. Non con tutti, ma insomma una buona parte di noi di presenti che ci facciamo fotografare. Quello che vorrei dirvi anche in un brevissimo flash è. L'attività di ricerca centrale nel nostro Dipartimento è un'attività molto importante che ci vede coinvolti in molti progetti europei, con accordi bilaterali, progetti di ricerca importanti, che fa vedere anche l'andamento, qui vi riporto l'andamento del budget, i milioni di euro, e che fa vedere che siamo cresciuti, ci siamo stabilizzati intorno ai 6 milioni di euro circa intorno agli anni 2010-2015. E poi forse questo è stato un po' il peso del mio lavoro da fare, c'è stato un busto non certo dovuto a me ma da chi mi ha preceduto che ha portato in questi anni ad avere un budget anche qui intorno ai 18 milioni di euro, molto importante. E devo dire che anche questi non contengono i numeri del PNRR, a questo aggiungiamo una, un buon risultato. Mi piace molto anche dare qualche indicazione dal punto di vista della didattica. E qui partiamo da, da più o meno dal 2012, quando c'è stata un po' la riforma, pensiamo alla riforma Gelmini, dove sono state sciolte le facoltà. E qui vediamo, vi, vi porto l'andamento dei iscritti alle lauree magistrali del nostro Dipartimento. Quindi non parliamo della laurea triennale. E qui vedete che, scusatemi, siamo passati da, da dei numeri intorno ai 250, che siamo stati in quella fase più o meno fino al 2012. 18, 19 e poi negli ultimi anni abbiamo avuto veramente una grande esplosione di iscrizioni e qui oggi siamo intorno alle 800 iscrizioni di nuove matricole nostre magistrali, magistrali che sono passate in gran parte in inglese e questo quello che mi piace far vedere è un risultato di da dove arrivano questi studenti magistrali, chiaramente la maggior parte dalle nostre lauree, dalla nostra, dal nostro Ateneo, ma siamo, cominciamo a diventare a attrattivi anche per altri atenei dell'Università dell'Italia, eh, de scusatemi, e soprattutto un'altra cosa che ci piace molto è l'attrattività presso gli studenti stranieri. Oggi il DEI con circa 800 studenti stranieri che gravitano intorno al suo dipartimento è uno dei dipartimenti che ha il maggior numero di studenti stranieri presenti. Una, un aspetto che sempre ci affligge un po' è il rapporto laureati uomini e donne. Ed è questo è sempre stato un rapporto che ci ha visto in una situazione molto difficile, vedete qui come dall'85 al 2022 il rapporto si attestava intorno a qualche per cento, al di sotto il 10%, ma si nota una cosa molto importante qui negli ultimi anni. E qui vedete cosa è successo dal 2015, 18 e 22, a parte questa fluttuazione nel numero di laureati che può essere spiegata oggi non ho tempo, anche con le conversioni di corsi di studio eccetera. Però guardate come in questi ultimi anni il rapporto donne verso uomini sta raggiungendo circa il 30%, e quindi e in questa fase qui abbiamo anche, se sommiamo la parte degli uomini con quella delle donne, raggiungiamo i 500 erotti iscritti. Quindi abbiamo l'anno scorso raggiunto il record del numero di laureati nel nostro Dipartimento, laureati magistrali, con un rapporto del 30% relativo alle donne che penso sia estremamente importante. Infine, tornando un attimino alla, alla ricerca, non voglio togliere lo spazio perché qui il motivo de, dell'invito dei nostri ospiti è proprio per darci la loro visione e, e, e aiutarci a capire dove dobbiamo andare. Ma ce lo siamo chiesto e nell'ultimo capitolo del libro, se avrete tempo di darci un'occhiata, diamo proprio uno sguardo verso il futuro, dove eventualmente dobbiamo andare. E nelle varie discipline abbiamo visto sugli aspetti della sostenibilità, dell'efficienza dell energetica, nuovi materiali, nuovi dispositivi per un sistema ecosostenibile. Nelle telecomunicazioni, grande importanza è i nuovi sistemi, i nuovi modi di, di, di telecomunicazione con le sfide, pensiamo ai 6G, le trasmissioni satellitari e così via. E sicuramente trasmissioni di dati che devono garantire certe sicurezze su, sia sulla loro storage ma anche sulla loro trasmissione e quindi problemi di cyber security. Noi partecipiamo a una laurea interdipartimentale magistrale di cyber security. Vedo il collega Chiarellotto che mi saluta e che dice: Sì, è vero, perché lo facciamo proprio col Dipartimento di Matematica. Abbiamo sfide dal punto di vista dell'automatica per il controllo e lo sfruttamento dell'intelligenza artificiale, per la telemedicina, per l'agricoltura. Come diceva la nostra magnifica rettrice, abbiamo uno spettro molto variegato di, di, di attività e dal punto di vista dell'informatica, anche algoritmi di ottimizzazione e problemi complessi legati alla logistica e così via. Infine. Altri due aspetti molto importanti, la bioingegneria, un elemento che sta crescendo ed è cresciuto molto nel nostro dipartimento negli ultimi anni e che quindi capire i sistemi biologici, la bioingegneria, l'interazione dell'ingegneria con la medicina e su questo ultimamente tanti sono i legami che abbiamo con i dipartimenti, ma di medicina ma anche di altri, di statistica, di lettere e così via. E infine diciamo un aspetto che è centrale oggigiorno è l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico con tutte le sue sfaccettature, dalla guida autonoma a pensiamo agli aspetti medicali, di telemedicina e così via. Quindi di questi avremo sicuramente una visione ben più approfondita e più chiara dai nostri, dai nostri ospiti graditi. Perché una storia del dei? Ce lo siamo chiesti in tanti e forse una risposta vera non ce l'abbiamo ancora oggi, ma ci sono tante motivazioni che ci portano a dire era necessario, secondo me, fermarci un attimo e fare una fotografia di dove siamo arrivati? 35 anni, come diceva la magnifica rettrice, sono pochi confrontati con gli 800 anni dell'Università di Padova, ma per noi sembrano un tempo infinito se noi pensiamo a come eravamo o come erano 35 anni fa. Io ricordo 20 anni fa, 30 anni fa. Quando, quando ero all'inizio del mio dottorato di ricerca, gli strumenti che avevamo e quello che abbiamo oggi, siamo su un'altra era, su un'altra generazione, talmente diversa. Che ci sembra un'era così tanto lontana quasi neanche da considerarla dei nostri tempi. E quindi io con questo mi fermo, ti ringrazio ancora di essere qui e cedo la parola ai, ai nostri ospiti che cominceranno a mostrarci le loro visioni. Grazie. Grazie al direttore Gaudenzio Meneghesso. E allora adesso è il momento di salire sul podio di Tiziana Catarci. Direttrice del Dipartimento di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale Antonio Ruberti dell'Università degli Studi di Roma La Sapienza. Buonasera a tutte e a tutti, voglio ringraziare il dipartimento e l'università per avermi invitato. È un'occasione veramente interessante e importante, non solo per il DEI, ma penso per il nostro settore del digitale. Infatti io comincerò da no, forse comincerei se avessi le slide. <ride> Però ve lo posso raccontare comunque. Questo è il bello della diretta e del digitale perché malgrado i, progetti, i, pro, i vari avanzamenti enormi che ci sono stati, ancora adesso quando qualcosa non funziona noi diciamo che devi fare, spegni e riaccendi, è l'unica soluzione ce n'è un'altra e se proprio non funziona stacca anche la spina <ride> che allora funziona sempre allora ecco io volevo cominciare da questo libro di un convegno del 1953 quando i dei non c'era neanche il mio dipartimento il diag però in questo convegno americano eh, nell'introduzione de, degli atti c'era scritto, eh, sarà probabile che avremo una seconda rivoluzione industriale. La prima è quella che ha rimpiazzato il lavoro manuale, diciamo così, del, delle persone con eh, del, dei macchinari. E questa di adesso sarà invece, um, si può prevedere, una rivoluzione che rimpiazzerà tutti i lavori. Noiosi e ripetitivi dei cosiddetti colletti bianchi con qualcosa di diverso, con un sistema informatico. E, e dopo che sarà successo questo, ovviamente le persone avranno più tempo di dedicarsi a attività più creative e più interessanti. Non sappiamo ancora, dicono loro, come esprimere questa, un un non abbiamo un'unità di misura per esprimere questo brain power che verrà rimpiazzato, ma ehm, ce lo aspettiamo, ci aspettiamo che succederà. Diciamo una introduzione veramente visionaria nel 1953. Ora adesso ci siamo nella rivoluzione digitale. Noi siamo in un mondo nuovo, in una società diversa come diceva anche il direttore di dipartimento quello che abbiamo noi la nostra generazione quello che ha vissuto ora è cambiato tantissimo tantissimo e probabilmente noi come generazione stiamo vivendo quello che hanno vissuto i nostri antenati all'epoca della rivoluzione industriale, quando c'è stata l'invenzione dell'elettricità piuttosto che del, ehm, del motore a scoppio e così via, del telefono, del telegrafo. È la società che cambia, è il modo di vivere, sono i rapporti di forza, è l'economia, è la politica, tutto cambia. Ora, standoci dentro, come al solito, forse noi ce ne rendiamo meno conto di quanto sarà dopo, di quanto farà la generazione successiva. Tuttavia è così e il digitale è quello che sta cambiando il mondo e quindi sono le competenze del digitale quelle che cambiano, effettuano, sono il motore di questo cambiamento. Allora, tutti noi sperimentiamo la vita quotidiana, che è molto diversa da quella di, che so, quando io ero una giovane studentessa non avevo neanche un computer e poi quando ce l'ho avuto il primo era schede perforate quando lo, lo racconto tento di raccontarle ai miei studenti non capiscono neanche di cosa stia parlando questa è la vita quotidiana la robotica la robotica anche sta diventando per, pervasiva anche se un po' più lentamente perché lì c'è la difficoltà della parte fisica che ancora è un po' più indietro l'avanzamento all rispetto alla parte software, ma diciamo di questo ne parlerà dopo la collega che tratterà l'argomento più nel dettaglio. Ovviamente, una delle applicazioni più significative è sulla salute, non avremmo mai potuto avere un vaccino in un tempo così breve per il COVID se non ci fosse stata la componente digitale, non sarebbe mai potuto succedere. E invece è successo e sulla salute il digitale può fare tantissimo, sulla medicina di precisione, sugli interventi terapeutici, sulle cure, sulle nuove molecole, sulle medicine, eccetera, eccetera, eccetera. Anche cose un po' più pericolose però, come calcolare le aspettative di vita e i rischi degli individui. E qui possiamo cominciare a parlare di grandi vantaggi ma anche di rischi. In agricoltura, tutta l'agricoltura di nuovo, di precisione, i droni, si può forse superare o superare, contribuire a superare il problema della fame nel mondo grazie all'agricoltura di precisione alle tecniche innovative. Cioè il digitale è quello che se usato in maniera giusta può aiutare a risolvere i grandi problemi del mondo. Ma ancora siamo lontanissimi da risolvere i problemi dei proiettori. Eh? Quella è una cosa impossibile che se ci riuscisse qualcuno diventerebbe ricco altro che ChatGPT. Produzione industriale, tutto Industry 4.0, i la smart industry, la manifattura di precisione e così via. E allora qual è il punto? Il punto è che noi viviamo in una società digitale e questa società digitale c'è bisogno di consapevolezza da parte di tutti, di tutte le persone, i cittadini, le cittadine. Ma di parte delle istituzioni, delle amministrazioni, della, ovviamente delle università, consapevolezza per poter capire fino in fondo: intanto, quant'è pervasivo il cambiamento e quanto ci sono le grandi possibilità e quali sono i veri grandi rischi. Cioè, non essere come dire. Non farsi influenzare, conservare sempre il pensiero critico, conoscere, avere almeno l'alfabetizzazione digitale, sapere almeno di cosa si tratta e chi ha le competenze guidare il cambiamento e non subirlo. Ora su questa slide vedete, finché rimane, un, una lista di rischi, rischi reali. Quelli sono tutti i grandi rischi che dobbiamo essere consapevoli che ci possono essere e poterli affrontare. L'amplificazione dei pregiudizi e disuguaglianze, l'aumento del digital divide, la diffusione del pensiero unico e della disinformazione, la creazione di camere di risonanza e di bolle informative oltre a tutto un enorme problema sul consumo di energia, perché si dice che green e digitale vanno insieme, ma voi saprete, forse avrete letto, che le grandi, le big five, eh, quindi le grandi società informatiche statunitensi, hanno consumato nel 2022 quasi quanto la Polonia. Perché? Perché gli enormi data center consumano tantissimo, l'addestramento degli algoritmi di machine learning costa tantissimo. Il consumo dei materiali sempre sull'ambiente, i materiali rari sempre più difficili da trovare e quindi la nascita di nuove forme di sfruttamento, lavori di nuovo non... Equi, non giusti, fatti sempre dove, sempre nelle stesse parti, nel sud del mondo. Ora tutto questo deve essere affrontato e gestito perché il futuro lo stiamo creando noi e è un futuro che speriamo sia migliore del presente in cui viviamo e non peggiore, ma il rischio che sia peggiore c'è e quindi bisogna esserne consapevoli e questo è il punto fondamentale. Quali sono state le chiavi del cambiamento? E lo sono tuttora le tecnologie digitali, cioè soprattutto la disponibilità di enormi quantità di dati e di gestirli velocemente, le tecnologie della comunicazione e l'intelligenza artificiale, di cui si parla tantissimo. Quale tipo di intelligenza artificiale? Beh, in questo momento vanno di moda di più due tipi di intelligenza artificiale. Quella cosiddetta ristretta o debole, cioè quella basata sul machine learning, in sostanza, che si focalizza su alcuni, sulla soluzione di specifici problemi verticale, mentre l'intelligenza forte in questo momento è un po' meno studiata, diciamo. E la generalizzazione di questo approccio, che è l'intelligenza generativa. In cui si adotta un approccio simile, adesso non entro nel tecnico, però viene generalizzato a risolvere diciamo, problemi più generali. E questa è l'intelligenza che hanno sistemi, di, eh, i cosiddetti Large Language Models, e in particolare, perché ne avrete sentito parlare tutti, il famoso, famigerato Chat GPT. E ho letto una definizione mi è piaciuta moltissimo di una collega filosofa. Ve la riporto: e questo tipo di intelligenza può essere ingannevole by design per gli esseri umani, e è quindi particolarmente pericolosa, lo è, ma è anche utile, ma va usata di nuovo con consapevolezza. Quello che a cui si dovrebbe tendere, a cui si sta tendendo, è avere e creare un'intelligenza aumentata, cioè l'essere umano più l'intelligenza artificiale, che l'intelligenza artificiale sia uno strumento per l'essere umano perché è più brava a fare alcune cose, tutta la parte statistica e probabilistica mentre l'essere umano è molto più bravo in altre cose, per esempio ha il ragionamento di senso comune, ce l'abbiamo tutti, eh, da quando nasciamo è una cosa che a noi sembra banale, ovvia, ma nessun algoritmo riesce a riprodurlo, così come la creatività, eccetera. E quello che si dovrebbe fare è andare proprio in una direzione del cosiddetto... Human-centered and value-oriented design of technology in generale, orientato agli esseri umani con l'essere umano al centro, l'utilizzo migliore di questo form formidabile strumento. Ho riportato quel piccolissimo esempio che è molto noto e si fa vedere come un sistema basato sull'AI nel caso del cancro al seno sbaglia per il 7,5% dei casi, il patologo per il 3,5%, l'unione sistema patologo solo un trascurabile 0,5%. Allora, eh, non vorrei prendere troppo tempo, quindi andrò molto veloce. C'è paura che l'intelligenza artificiale ci rubi il lavoro, in realtà studi recenti fanno vedere che, ma tutto sommato... Non ci ruba il lavoro, la cosa che ci si aspetta di più è che nei lavori intellettuali eh, ci sia la combinazione essere umano-sistema, appunto, che questo prenda piede e nei lavori, saranno poche le professioni che scompariranno, quelle veramente molto ripetitive. E nei lavori manuali che sono quelli blu in quella slide ancora è molto lontana la sostituzione perché, perché appunto, c'è tutta la componente fisica che ancora non è stata affrontata in maniera adeguata. E consapevolezza è importante avere persone preparate, competenti, in generale, persone consapevoli, ma anche le competenze. Le competenze mancano adesso. In un'università non vi parlerò del problema delle competenze, della bassa scolarizzazione, ma vi ricordiamo solamente che c'è in Europa oggi una carenza stimata di quasi un milione di posti di lavoro non coperti nel settore dell'ICT e che in Italia meno di un laureato su cinque in ICT e in meno di un laureato su sei in ICT è donna. Quindi questa carenza, c'è cioè pure una carenza di genere molto significativa che fa sì che la nuova società e il nuovo mondo lo, lo stiano disegnando gli uomini, quindi ha senso unico. E questo è un problema anche per gli uomini, non solo per le donne, perché manca la diversità. Quanto non ci sia consapevolezza è su questo esempio del phishing. Il phishing si è stato stimato 10 milioni di italiani che hanno subito violazioni digitali, il 32% appartenente alla generazione Z, quelli che dovrebbero essere gli esperti e invece non lo sono perché di nuovo non sono consapevoli, saper usare un cellulare non significa essere consapevole di cosa stai facendo, a chi stai dando i tuoi dati, per quale motivo eccetera. E chiuderò con questo. E cosa significa consapevolezza? Beh, consapevolezza per me è uguale formazione. Formazione è fondamentale, primo. Mettere in condizione tutte e tutti di conoscere le regole del gioco, conoscere la tecnologia, capire quali sono i rischi, quali sono le possibilità per potersi fidare, quindi, alfabetizzazione digitale, spingere sulle competenze digitali, ma non dimenticare le conoscenze fondamentali, non dimenticare la l'apprendimento delle discipline classiche, la formazione del pensiero cognitivo e il pensiero critico. Se si ha un pensiero critico si rischia molto meno di essere catturati in una bolla di disinformazione. Grazie. Grazie Tiziana Catarci e allora adesso ascoltiamo Arianna Menciassi, rettrice vicaria della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Grazie, grazie mille dell'introduzione, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Eh, grazie davvero di essere stata a... Invitata a questo evento e anche di aver ricevuto in anteprima in versione digitale la storia e le storie del DEI. Eh, Anch'io l'ho sfogliato con interesse, alcune sfide le conoscevo, alcuni progetti li conoscevo, altri erano totalmente nuovi. E fa piacere vedere una comunità che prova a raccontarsi perché poi raccontandosi e capendo il passato si riesce a capire meglio anche il, il futuro. Sulla base di, di quello che ho, che ho scorso, che ho letto, ho cercato di buttare giù alcune alcune riflessioni, alcune riflessioni del mondo che conosco un po' meglio, che è quello della biorobotica, un po' al confine fra robotica e bioingegneria. E eh, Mettendo a dura prova il proiettore, vediamo... Eh. Ah, di qua. Eh, oh, eh, voglio partire con alcuni video. Eh, sono video più, più vecchi del DEI perché vengono da Carosello di oltre 60 anni fa, quindi ben prima della nascita del DEI, 1962, Tick, il robot perfetto. Per chi eh, no, non ha mai visto il Carosello non so se si immaginerà di cosa fosse la pubblicità. Vediamo se parte il primo. No. Aspettate. Potete far partire il primo, sì, se ci riuscite. siamo, mi hai portato un'altra volta a cena qualche tuo amico senza avvisarmi. No, sorpresa, è Tic, l'automa perfetto. Ah. Buonasera, tanti omaggi. Eh, è simpatico con un marziano. Ma tu sei un incosciente a portarmi a casa un marziano. Che cosa ne so io di quello che mangia un marziano? Io non essere marziano, ma Tic l'automa. L'ho vinto alla fiera dell'automazione, ero il centomillesimo visitatore. 100, millesimo visitatore, regalo premio robot servitore. Sì. Oh, ok, benissimo, aspettate per il prossimo. Eh, fra l'altro, riprendendo quello che diceva Tiziana, ce ne fossero di questi robot servitori perché poi la pubblicità continua. Questo a un certo punto apparecchia, porta i fiori, inventa le torte, fa gli auguri alla moglie, insomma, di tutto, di più. E partiamo col secondo, eh, che è poi la yeah, parte grazie. interessante. Bravo, Tic. No, grazie a te. No, no, no. Forse bravo sono stato, posso fare anche il bucato. Ah no, grazie. No, perché? Il bucato. In casa c'è sempre pronto ai miei comandi. Chi lo fa meglio di te? E a lei dico, grazie Candy. Sì, direte anche no, voi. Potete grazie potete interrompere Candy, adesso. Perché per Candy automatico... Grazie. Allora sì, forse i più giovani non, non lo sapevano, questa era la pubblicità di una lavatrice. Fra l'altro ringrazio ancora Maria Stella Gaudenzio perché in un breve brainstorming che hanno fatto con tutti i relatori eh, cercavamo di pensare alle tecnologie, all'impatto che le tecnologie l'elettronica, l'automatica hanno avuto e si commentava che poi alla fine la lavatrice probabilmente almeno per l'emancipazione femminile è stata molto più importante di altre, vedo anche la magnifica lettrice annuisce, di tante altre innovazioni. E di tecnologia elettronica, sensoristica, motori, insomma ce ne sono tante anche all'interno di una lavatrice. Ma eh, andiamo avanti, questo chiaramente era un robot così, diciamo, per ridere, almeno il primo, il robot servitore, oh, no, scusate e eh, cos'è un robot veramente? Un robot è un manipolatore multifunzionale, riprogrammabile, progettato per muovere materiali, componenti o dispositivi specializzati attraverso movimenti variabili programmati per lo svolgimento de del compito. Quindi eh, è chiaro, tecnologia qui dentro ce n'è molta, si pensa adesso effettivamente eh, si, si parla tanto di eh, artificial intelligence, dati, però il primo concetto è proprio davvero quello legato al lavoro, anche al lavoro manuale che viene fatto in modo molto più preciso, più veloce e senza stancarsi. Ed è proprio per questo che i primi robot, ma anche molti robot attuali, eh, piuttosto che essere servitori e girare per casa, sono robot che stanno in gabbia. Stanno in gabbia perché hanno bisogno di uno spazio dedicato, hanno bisogno di uno spazio definito perché possono trasferire molta quantità di moto, molta energia, possono anche far male. Questa è un po' una versione tradizionale, sebbene molto attuale, della robotica, poi in realtà i robot adesso sono anche un po' usciti da, dalle gabbie, si parla molto di cobot, no? di robot cooperanti, ancora no, non sto parlando di intelligenza, ma proprio possibilità di condivisione degli stessi eh, spazi eh, di lavoro, oppure possibilità appunto di muoversi fuori eh, dalle gabbie. E questo fra l'altro è stato realizzato nonostante le varie difficoltà e vari limiti che vedremo con, con grossi avanzamenti a livello di sensoristica, di automazione, di controllo del movimento, anche di studi di biomeccanica. Insomma lì vedete un robot che cammina, cade e si rialza sulla neve oppure che, che nuota e recupera reperti ehm, particolarmente eh, delicati. Quindi robot fuori dalle gabbie, mobili. Con Operanti, anche indossabili, quindi esoscheletri ad esempio per l'aiuto dei, dei lavoratori, non solo per i disabili, o anche iniettabili che navigano nel, in qualche modo nel nostro corpo. E eh, anche robot in vivo, proprio impiantabili, che poi è un mondo davvero a metà fra robotica, bionica e bioingegneria ho ripreso questa copertina nemmeno recentissima del 2015 di spectrum che eh, rappresenta eh, che descrive poi nell'articolo gli otto impianti che tutti devono avere in qualche modo eh, l'uomo il cyborg del, del futuro e fra questi ce ne sono alcuni che sono davvero frutto di, di, di quelle che sono le ricerche fatte anche al dei dalla, eh, dalla sensoristica all'elettronica flessibile la le microtecnologie e anche eh, soluzioni di eh, rimpiazzo di organi quali eh, pancreas artificiale eh, per il diabete che è stato eh, è un cavallo di battaglia anche qua a padova ehm, e di fatto come già cenava tiziana eh, il connubio fra robotica con tutto quello con tutti i suoi componenti e salute, è un connubio che eh, è reale, non si tratta più appunto di fantascienza, ma si tratta di un'alternativa eh, reale e, e concreta. E forse questo eh, ce lo ha spiegato anche meglio il, eh, il recente Covid, ad esempio, la, tutta la parte di telementoring o telemedicina, ma anche la parte di robotica per la disinfezione, per la distribuzione di farmaci, droni e, e quant'altro. Ma mi volevo soffermare su quello che conosco un pochino meglio, quindi la robotica proprio per gli interventi, per quella che si chiama chirurgia minimamente invasiva o anche microrobotica per la salute. E lì, eh, come mostrava la Tiziana, ci sono già diversi robot, qua ho riportato alcuni video sia di robot nello stato dell'arte commerciale, sia di, di alcuni eh, dispositivi più di ricerca che sono stati realizzati. E vedete che c'è anche molta meccanica dietro, molta automazione, molta sensoristica, design più o meno simili, più o meno diversi, con motori a bordo, con motori esterni, con cavi, con, con pulegge, eh, con attuatori invece di nuova generazione, magari basati su sistemi pneumatici intrinsecamente, eh, intrinsecamente sicuri. Ma ecco, quali sono eh, i trend attuali in questo settore? Beh, eh, se uno sfoglia la letteratura vede che il trend è quello del data science. Data science come abilitatore della robotica chirurgica autonoma, di cui adesso si parla molto. Questo schema è stato pubblicato abbastanza recentemente e riporta i vari livelli di autonomia a cui si può pensare, da un'autonomia zero a una full automation. Devo dire che quella ancora non c'è, ma fra il task autonomy il conditional autonomy eh, ci, sono, ci sono già molti esempi, eh, non parlo della parte diagnostica, ma parlo proprio della parte interventistica. Anch'io recentemente mi sono occupata di una survey su appunto surgical robotics e computer integrated interventional medicine. E eh, ce ne sono stati molti di contributi proprio sul data age, sulla eh, robot assisted surgery autonoma e così via. È chiaro che le sfide sono, sono molte. Eh, le sfide sono molte perché per livelli elevati di autonomia, intanto bisogna capire cosa vuol dire anche certificare una macchina medica. Cioè, io so che un medico, un chirurgo è bravo perché lo riconosce la sua comunità, perché c'è una comunità di pari che valuta il suo lavoro. Per un robot. Boh, Potremmo pensare a una comunità di robot che valuta il lavoro del robot stesso. E nello stesso tempo c'è anche da rivalutare il concetto di rischio prima. Patrizia parlava dei rischi, cioè siamo pronti a prenderci il rischio che può derivare da un'operazione, un intervento, qualcosa che è legato poi alla macchina, che sulla base di una raccolta importante di segnali, informazioni, decide di fare, di fare qualcosa. Dati, autonomia digitale sono un po' le parole chiave per chi lavora nel settore. Eh, qua eh, sono riportate tre pubblicità, non, so, non è più Carosello, siamo un po' più avanti nel tempo, di eh, aziende eh, che lavorano nel settore ad esempio della robotica per diagnosi, per chirurgia. La prima è una società che adesso è scomparsa, si chiamava Verb Surgical, per un periodo ha assunto una quantità importante. Impressionante di robotici negli Stati Uniti, era una joint venture fra Johnson Johnson e Google proprio per portare i dati all'interno della sala operatoria. Quelli dopo sono una, un sistema di, di Medtronic che alla fine è un robot un po' come gli altri, però che punta molto sulla digital education e l'ultimo robot si chiama Sensus della Senans, anche in questo caso se andate a leggere quello che dicono, dicono ecco, vogliamo creare il chirurgo del futuro, un chirurgo capace di fare la migliore chirurgia del mondo proprio perché riesce a farla utilizzando i dati che è riuscito in qualche modo a, che si riesce in qualche modo a raccogliere e utilizzare. Quindi quindi è fortissimo questo focus sui dati, sull'autonomia e sul digitale. E su un'artificial intelligence che sembra poter permettere una democratizzazione dell'LTR, una democratizzazione che quindi massimizza l'impatto. L'aspetto della democratizzazione insieme all'artificial intelligence almeno nel mondo dell'LTR è, è molto sottolineato, anche se poi si parla anche di divario digitale. Però sembra che eh, grazie all'artificial intelligence è possibile oggettivare eh, in modo maggiore molte eh, dei de, de task legati all'health care. E d'altra parte di questa democratizzazione in qualche modo c'è anche bisogno. Questo è uno studio nemmeno recente di Lancet che eh, dimostra che ci sono 5 milioni di persone che non hanno accesso nemmeno alle eh, operazioni più, più semplici, alle operazioni chirurgiche più semplici. Ci vorrebbero 143 milioni di operazioni all'anno in più e 2.2 milioni di chirurghi in più. E quindi, Dati, intelligenza artificiale, tecnologie dell'informazione sono importantissime, se non altro anche per democratizzare e rendere più ampio eh, l'impatto del training, quindi Google Glass, sistemi di realtà aumentata, olografie, eh, training a distanza, telementoring, so sono tutte soluzioni che possono rendere sicuramente più efficace ogni, eh, ogni forma di training. Voglio però anch'io concludere con una pillola di consapevolezza. Eh, quello che abbiamo visto, anche i trend verso il digitale, il data science, eh, fanno vedere che ci sono alcune discipline che corrono un po' di più o che almeno eh, hanno immediatamente una maggiore visibilità e altri che sono rimasti un po' più indietro che rappresentano dei colli di bottiglia. Se andate a vedere come sono realizzati i robot più recenti per chirurgia, quelli di 20 anni fa dal punto di vista strettamente dell'hardware non è che è cambiato così tanto, ci sono più dati, c'è più possibilità di Computing, ma non è cambiato così tanto perché? perché ci sono delle sfide aperte, per esempio per quanto riguarda l'energia, le, le batterie, le, le, le connessioni, che siano connessioni di segnale, connessioni elettriche, connessioni fluidiche, e ci sono limitazioni per quanto riguarda tutto il mondo dell'attuazione, in particolare della microattuazione. Ci sono soluzioni, magari oggi basate su nuovi materiali o addirittura, come nell'ultima immagine, attuatori a DNA che in principio hanno anche un impatto, sono più ecosostenibili, hanno un impatto ambientale minore, però per passare dalla petri dish al letto del paziente ancora un po' ci manca. E quindi concludo con, con questo che è uno schema che deriva da un editoriale sulla Science Robotics, in cui si mettono un po' in ordine tutte le varie sfide. Vedete che le sfide, quelle de, del blocco più centrale, fanno proprio riferimento al powering, all'energia, ai robot anche bioibridi quando mancano le componentistiche artificiali, e a nuovi materiali e nuovi schemi anche di fabbricazione, non solo il materiale, anche come il materiale si lavora. E quindi anche nel mondo in cui mi muovo io quello a cui assistiamo e che è un trend che sicuramente deve accompagnare anche quello dei dati e dell'artificial intelligence, di passare dal macro al micro, da sistemi grandi a sistemi più piccoli e quindi anche a più basso impatto, strumentazione che di per sé ha tanto controllo a bordo in qualche modo. E eh, per supportare appunto la eh, medicina di, di precisione, quindi diciamo di sfide per il Day. Mi sembra che ce ne sono ancora molte per un futuro brillante. Grazie. Grazie quindi a Arianna Menciassi. Adesso ascoltiamo Silvia Defina, Head of 5G Engineering and Business Development di Italtel. Buon pomeriggio a tutti. Eh, ringrazio innanzitutto eh, l'Università per questo invito, in particolare il professor Meneghesso. E, ecco, dei ringraziamenti speciali anche all'amico e collega del Quadrato della Radio, Lorenzo Vangelisti, che è qui sta, stasera e che ha pensato a me per un evento così importante, così prestigioso per l'Università di Padova, ma credo che sia anche un evento che ha un significato proprio per il prestigio e la storia di tutti gli atenei del nostro paese e quindi volevo dire che sono veramente contenta e onorata di essere qui con voi. E due parole di presentazione. Io lavoro in Italtel, Italtel è un'azienda ehm, eh, sicuramente non così antica come questo Ateneo, comunque anche noi abbiamo varcato il nostro il primo centenario. Un paio di anni fa, eh, una storia anche che, eh, come dire, è, è, è fatta anche molto, è una storia al femminile, se pensiamo che eh, Marisa bellisario che ormai c'è cioè un nome, credo che anche i più giovani tra di noi hanno quantomeno sentito perlomeno nominare, che perché fa parte della storia del nostro paese, è stata nostra D, nostra amministratore delegato negli anni ottanta. E, e, e ha saputo dimostrare come una donna possa essere uno direi, straordinario capo azienda anche in un settore così tecnologico come il nostro. Quindi, questo spero che possa essere anche di, di esempio, di, di, eh, di stimolo per quelle giovani donne che magari sentono di avere la stoffa per questo tipo di carriera per una carriera anche di tipo più manageriale. E. Ehm, Italtel, per chi non la conosce, è un'azienda un che opera come integratore di soluzioni eh, nel settore del digitale, però diciamo noi, il grosso della nostra storia è proprio nelle reti di telecomunicazione. E, ecco, questa piccola premessa mi serviva anche un po' per tarare le aspettative in realtà perché eh, io lavorando in un'azienda e venendo qui a, a essere chiamata a parlare di futuro, ecco, aspettatemi che il futuro eh, che io riesco a vedere, di cui anche mi sento un po' titolata a parlare, è qualcosa che succederà da qui ai prossimi tre anni. Ecco. E quindi, sicuramente non sono dotata di questa vista così come dire, acuta e di lunga gittata che sicuramente avete voi che lavorate all'università. Eh, è anche vero che, ecco, io mi aspetto che proprio nei prossimi tre anni che ci sarà una, una grande accelerazione nell'innovazione del settore delle telecomunicazioni e, e questo anche io qui ho preparato semplicemente tre slide, credo che sia questo, sì, eh, Per presentare per chi non lo conoscesse un progetto che è molto importante proprio per la crescita e lo sviluppo delle telecomunicazioni in Italia e che è il progetto Restart. Il progetto Restart è un eh, partenariato esteso che è supportato dalle risorse del PNRR e eh, si chiama, proprio si intitola, Le telecomunicazioni del futuro. È un, eh, mh, è un progetto a cui partecipano la maggior parte degli Atenei in Italia, tra cui chiaramente anche l'Università di Padova. Ma eh, ecco l'aspetto interessante è che c'è una larghissima eh, partecipazione da parte anche delle eh, principali imprese del nostro settore tra cui TALTEL. Poi lì non ci sono nominate tutte perché poi ci saranno altri protagonisti anche nelle call secondarie, quindi è un, eh, diciamo un progetto veramente importante. Ehm, questa è, no. Dunque là, eh, è organizzato in sette missioni, vedete che eh, c'è molta ricerca, c'è molta innovazione, ma soprattutto c'è anche molto trasferimento tecnologico e molta formazione, proprio perché uno degli obiettivi eh, e forse anche il più sfidante del progetto Restart è quello di gettare le basi per la creazione, per la formazione di una nuova generazione. Eh, sia di ricercatori ma anche di ingegneri che abbia le competenze che servono per affrontare il prossimo decennio, che sono competenze per noi delle telecomunicazioni che dovranno essere molto più integrate con le competenze di informatica, di ingegneria del cloud e anche di elettronica e di componentistica. Eh, questi sono diciamo, gli otto pillars, gli otto diciamo, eh, eh, gruppi di ricerca all'interno del progetto Restart. Vedete che, eh, ehm, cioè sia, diciamo, che vanno dalla fotonica fino alle reti wireless per applicazioni industriali e per eh, diciamo, i sistemi a guida autonoma. Sono eh, di fatto presenti tutte le eh, direttrici di innovazione all'interno del sistema di eh, telecomunicazioni e dove l'innovazione, come, come vedete, dai titoli è sempre più eh, diciamo, innovazione dove la tecnologia viene integrata con, con i servizi. Questa è un po' la chiave dell'innovazione che noi stiamo subendo come diciamo, siamo. <ride> Più che subendo, diciamo, eh, siamo gli attori di questa, eh, di questa trasformazione negli ultimi anni. Ehm, ecco, diciamo, a proposito di questa integrazione tra tecnologie e, e, e servizi, ehm, ecco, io mi, ehm, ecco, rivolgendomi anche, perché vedo persone anche giovani tra di noi che si trovano a dover scegliere la strada da, da prendere nel, diciamo, nel proprio futuro e magari guardano anche interesse, con interesse le telecomunicazioni, mi sentirei di dirvi che oggi c'è spazio sia per chi è interessato a portare avanti la sfida che abbiamo nei prossimi anni dal punto di vista tecnologico, quindi beh, io che lavoro più nel settore del mobile è una sfida che è iniziata con il 5G, adesso sta proseguendo con la sesta generazione. Ma direi che c'è spazio anche per chi è interessato a, a, come dire, a vedere le cose dall'altra parte, cioè dalla parte di chi eh, le reti le deve utilizzare. E, e quindi eh, questo è un mestiere nuovo, è un mestiere che richiede sicuramente delle competenze molto solide dal punto di vista eh, tecnologico, delle tecnologie delle reti, ma richiede... Anche molta creatività, molto, io direi, molto pensiero laterale, proprio perché eh, bisogna avere quella capacità di intercettare dei requisiti che, sono, che vengono da mondi che sono anche eh, molto diversi dai nostri. Pensiamo al mondo medico, di cui si è parlato poco fa, ma anche al mondo dell'agricoltura, la smart agriculture, al mondo tutta la parte di, 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 di industria 4.0, quindi è un mondo, quello delle telecomunicazioni, ma in genere dell'ICT, che si viene molto contaminando con diciamo, tutti i settori produttivi e di servizi della nostra società e della nostra economia. E quindi è una bella sfida, e, eh, ecco se penso diciamo, a quello che era il profilo dell'ingegnere delle telecomunicazioni quando mi sono laureata io, eh, stiamo parlando dello scorso, Millennio ovviamente, dove eh, eh, telecomunicazioni alla Cina era, era sinonimo di telefonia, le reti servivano per telefonare. Poi è venuta un'altra fase che eh, è ancora, diciamo è passato ma ancora un po' presente: che, per mettergli un'etichetta la possiamo chiamare la fase di internet, la fase del web. Che noi come diciamo eh, noi delle reti abbiamo un po' subito, no perché noi invece la chiameremmo questa fase, l'era del bit pipe, no cioè questo grande tubo di bit che poi, però, quando vengono, quando vengono nelle mani dei grandi del web, di, di Amazon, Google, Meta, si trasformano in oro. E, ehm, Dovevo fare un accenno al tema della sostenibilità, al cenno dello squilibrio tra l'assetto estremamente oneroso di chi deve costruire le infrastrutture, le reti di telecomunicazioni e tutto quello che c'è sopra, e tutto quello che poi utilizza questi dati per crearne valore. Proprio perché parlando di futuro voglio dire una cosa, che risolvere il tema della sostenibilità per chi fa le infrastrutture è diciamo, in, al primo posto nell'agenda del nostro prossimo futuro, questo. A questo punto parlo del prossimo futuro, non del futuro di lungo termine. Se vogliamo che tutto l'ecosistema del digitale in cui tutti quanti qui lavoriamo continui ad essere prospero, quindi che ci debbano essere le condizioni per cui diciamo, eh, si possa continuare ad investire. È chiaro che questo è un tema che eh, come dire, sta più su tavoli regolamentari che su tavoli tecnici, però dovendo fare la lista delle spese e delle, delle cose che ci dobbiamo occupare nel futuro eh, non possiamo dimenticare questo tema che è fondamentale. Prima si è parlato la collega che mi ha preceduto di collo di bottiglia delle, eh, de, 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 delle connessioni. È vero perché non retino parti, mi verrebbe da dire. Quindi, come dire, è, è, sono le fondamenta su cui poggia tutto il nostro ecosistema. Io che ho uno sguardo più tecnico e non regolamentare, anche dal punto di vista tecnico vedo segnali, diciamo, positivi di trasformazione, cioè che stiamo superando il modello del Bitpipe proprio perché vedo che c'è una necessità sempre più forte, proprio sistemica. Di integrare il progetto delle infrastrutture delle reti con il progetto dell'era applicativo e quindi questa necessità di integrazione chiaramente è incompatibile col modello del pipe. E, e, e poi, tanta anche nel nostro settore, tanta intelligenza artificiale, e il 6G è tutto centrato su questo concetto perché c'è un salto di complessità talmente, talmente elevato che anche semplicemente per la gestione delle reti, cioè io qui non parlo dell'intelligenza artificiale dal punto di vista delle applicazioni, dal, ma dal punto di vista della gestione della rete, che è qualcosa da cui non è possibile più prescindere, quindi diventa questa una componente sistemica del progetto parlo di 6 g parlo di 5G perché a mio avviso un po' perché io vengo dal mondo del mobile, io prima di stare in Italtel stavo in Wind 3, quindi un po' eh, la mia formazione viene da quel mondo lì, ma poi perché è un po' eh, il cuore pulsante della trasformazione, dell'innovazione del settore delle telecomunicazioni nei prossimi anni. E eh, se pensiamo che il 6G, per dirla dritta e semplice, poi alla fine è lo strato che collegherà mondo fisico, ma direi anche mondo biologico e mondo digitale, diventa in uno scenario in cui tutto sarà connesso e tutto sarà potenzialmente tracciabile, è chiaro che. E, e, e ci fa venire a tutti quanti in mente due temi uno che è quello della sicurezza delle reti che anche qui deve diventare sistemico non può essere una componente ancillare deve essere security by design e, e questo diciamo è vedo che però è un tema che è sempre più all'attenzione degli stakeholder di diciamo di qualsiasi progetto eh, in cui ci sia un pezzo di rete dentro. Ehm, L'altro tema, tema è un tema ancora più ampio, è un tema, a mio avviso, di tipo etico. Eh, perché ne parlo io? Beh, io non credo che riguardi semplicemente chi i dati li elabora e li utilizza. Ma io credo che riguardi anche chi i dati li raccoglie e li mette a disposizione, quindi anche tutto quel pezzo del mondo tecnologico a cui io un po' appartengo e che è quello che lavora proprio sulle infrastrutture, sulle reti di telecomunicazione. Grazie. Allora grazie Silvia Defina e adesso il momento di Paolo Pavan, delegato del Rettore per la ricerca dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. Allora sono un elettronico, quindi ho dei problemi ovviamente con il telecomando. <ride> ecco. Allora, intanto eh, grazie, grazie a tutti per, per avermi invitato. Sono emozionato perché mi sono laureato qui, come vedete, nel 90 e, e per me rimane l'alma mater, insomma, in qualche modo rimane la mia università. E, um, ho messo una figurina con il 75 compleanno del Transistor, che era stato l'anno scorso, quindi anche per dare un segno di cosa è successo in questi ultimi anni, non solo nei 35, ma i 35 sono tanta parte della grande ultima rivoluzione che c'è e che è in atto tuttora, e poi chiederò alla retrice, che è psicologa, che mi aiuti un po' con la sindrome dell'impostore che mi, att mi attanaglia, adesso quando dico e faccio queste cose, Vabbè, lasciamo perdere. Allora, prima del, prima del transistor un computer era uno stanzone, c'erano queste cose per fare quattro operazioni e poco più, Erano, diciamo, era necessario avere delle stanze con uh, valvole, e cavi e persone che lavoravano continuamente per riuscire a fare delle cose. Nel 1947 viene inventato il transistor bipolare, poi utilizzato più avanti ovviamente. Nel 1958 si arriva al primo circuito integrato. Ma qui stiamo parlando di quattro transistor insieme con dei fili collegati su una piastrina, che non sono niente di che. Negli anni '60 c'è il, il brevetto di un transistor MOSFET. Arriviamo al 1978: Federico Faggin, Intel, il primo processore. Faccio molto velocemente cosa è successo. No? Vedete l'FF famoso, quelli che seguono Fagin sanno che Intel, quando Fagin si allontanò dall'Intel, eh, partì una causa e lui riuscì a vincere perché aveva litografato le iniziali sul, 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 sul chip, perché altrimenti l'avrebbe persa e lo stavano buttando fuori. Nell'87 viene formato il DEI, quindi questa è un'altra pietra miliare del, del periodo dell'elettronica. E volevo aggiungere che nel 90 mi sono laureato io, ho pensato che forse non era il caso, era un po' troppo. Eh, però successivamente, allora vediamo. Io ho lavorato la tesi, l'ho fatta su un computer tipo quello che c'è lì, con i dischetti grandi e queste cose. Adesso stiamo facendo delle cose che sono completamente diverse: si miniaturizza, diventa tutto più potente. Il nostro telefono cellulare eh, è più potente del computer che ha elaborato i dati per mandare i primi astronauti sulla Luna. Quindi stiamo facendo, parlando di cose molto, molto diverse. No? Quindi, e tutto quello che sta avvenendo lega la tecnologia all'uomo, quindi quello che è stato già citato anche in parte dalle, dalle presentazioni precedenti, è un po' simile a quello che è. stiamo cercando di mettere insieme, tecnologia e uomo, per cercare di cambiare tutto quello che sta succedendo. Allora, il transistor nella sua evoluzione, non entro nei dettagli tecnici, ma non è più quello che eravamo abituati a vedere, è tutto un altro mondo ed è difficilissimo farlo. Le tecnologie sono estremamente complicate, quelli che possono accedere a queste tecnologie sono pochissimi e hanno in mano un potere infinito. Questa è la cosa che adesso è veramente cruciale. Eh, la tecnologia si evolve. Se lo becco. Vabbè. Eh, vedete queste ondate, queste sono le ondate delle, nella figura che c'è sulla vostra eh, sinistra, sono le grandi ondate dei cambiamenti. E se notate. Le Oltre ad avere un cambiamento più importante come altezza, ma si stringe anche la curva, cioè durano molto meno. Allora, mentre la rivoluzione industriale meccanica del telaio, delle cose, ci ha messo un centinaio d'anni eh, per avere delle, delle, dei successori, adesso noi stiamo parlando di rivoluzioni che durano 10-15 anni. Quindi, eh, quello che dicevano prima le colleghe presentatrici è stato che è vero, il mondo è cambiato rispetto a quello che abbiamo vissuto noi. Noi siamo quelli che arrivano ad avere. La, la possibilità e la fortuna di gestire e di vivere quotidianamente con un mondo diverso, avendo visto anche quello vecchio e non capendo quello nuovo. Quindi questo è più o meno quello che sta succedendo. Eh, C'è una divisione. Il mondo, le, le principali, spe, le principali eh, categorie di, eh, di semiconduttori, di mercato di semiconduttori, saranno legate appunto alla connessione, data storage, quindi tutto quello che è stato detto anche dalla. Precedentemente, dagli altri interventi, wireless communication e poi abbiamo tutta la parte automotive. Perché anche l'auto diventa un elemento di connessione tra l'uomo e la tecnologia. Viene connessa anche quella, cioè diventa tutta una parte più uh, uniforme. Uh, come si è arrivati a questo punto? C'è la mitica legge di Moore, Moore è morto da poco, lo sappiamo. Quindi c'è tutta una cosa che porta. Però stiamo arrivando a delle dimensionalità tecnologiche che sono impressionanti. Uh, dalla veneziana impressionante, con l'accento <ride> un po' più da, eh, da Batteo. Allora si arriva a delle dimensioni che sono così piccole che stiamo andando sotto la dimensione del, del, dell'elemento fisico che stiamo utilizzando. Quindi, se, se avete notato, se ricordate la figura che vi ho fatto vedere, il transistor non è, non è più questa misura ormai, non si usa più una misura tecnologica eh, di questo tipo, ma si usano altre connessioni. Quindi è vero che la tecnologia sta andando avanti in maniera Pazzescamente veloce e si porta dietro migliaia e miliardi di conoscenze in altri aspetti, che sono quelli legati alla supply chain. Del, noi pensiamo al buffer di Silicio, ma in realtà. Per movimentarlo c'è bisogno di meccanica di precisione, c'è bisogno di chimica particolare, c'è bisogno di eh, saper trattare i prodotti chimici velenosi che vengono utilizzati, utilizzati per farli, c'è bisogno di capire come circolare l'aria per mantenerla pulita. C'è un lavoro dietro che tecnologicamente impegna non solo la costruzione, della, ma la costruzione della fabbrica. E costruire una fabbrica è estremamente impegnativo, non se lo può più permettere nessuno, fondamentalmente, se non un paio, vedete, se non un paio di, eh, di nazioni. Eh, L'altra regola di scaling, di riduzione delle dimensioni, eh, però ci, ci apre un altro pianeta. La, 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 cosa di, la, la regola di, di, di Dennard del 1974 diceva che alla fine la densità rimaneva sempre uguale perché si sarebbe ridotto con le dimensioni, si riduce, rimaneva la stessa densità di potenza, tutto funzionava tranquillamente. Ma ha dimenticato che c'è una tensione di soglia, che c'è una corrente di perdita. Quindi questo non, non è più successo. Fino al 2006, fondamentalmente, si sì, di, di, diminuivano. Le dimensioni, il transistor diventava più veloce, più veloce perché se diminuisco l'elettrone ci mette meno tempo ad andare da una parte all'altra, quindi diventa effettivamente più veloce fisicamente proprio. però comincia a consumare molto, talmente tanto che non ci si sta più con il consumo, non ci si sta più neanche a reggere le tensioni che sono in gioco. Se, se dovete azionare qualcosa, c'è bisogno di corrente, c'è bisogno di tensione, c'è bisogno di erogare, di dare della potenza e non ce la facciamo con questi aggeggini piccolini. Quindi in quel momento comincia a cambiare la regola, mettono un cap sulla frequenza, la frequenza vedete, si ferma intorno ai 4 MHz, eh, sì, sì, si ferma più o meno lì, anche la tensione, la potenza che è possibile utilizzare in queste cose si ferma, si limita, viene, viene messo un cap e cosa succede? Guardate la riga, la curva nera che c'è sotto, aumenta il numero di core. Adesso siamo in multiprocessori, no? quindi non sappiamo più come fare con un unico processore che funziona, ne mettiamo tanti insieme e andiamo avanti, andiamo avanti così. E questo è il modello di funzionamento adesso. Quindi si lavora su questa modalità. Eh, ci serve sempre la tecnologia più scalata? Sì. Ci serve molto, ci serve per l'HPC, ci serve per tutto il mondo digital, ci serve per le comunicazioni, ci serve per tantissime altre cose, ci serve meno se facciamo automazione, ci serve meno se facciamo dell'IoT. Nell'IoT, se pensate di distribuire eh, sistemi embedded a bassa potenza, abbiamo bisogno di avere un sensore, di elaborare un dato e di trasmetterlo, tutte cose che non si fanno necessariamente con della logica. E basta, c'è bisogno di altro. Quindi le tecnologie devono esserci tutte, quelle nuove e quelle. Più vecchie e più anziane, perché permettono di mettere insieme tutte queste cose. Quindi bisogna studiare questa uh, supply chain, è complessa, e il Chips Act, che è uscito da poco in Comunità Europea, è un approccio corretto. Ma in... allora cominciamo a introdurre che c'è bisogno di geopolitica. Il sistema della microelettronica non è solo tecnologico, come anche gli altri che abbiamo visto, <ride> richiedono anche altri interventi di altre di altre cose e c'è una crisi in generale sia di competenze che di capacità produttiva. Eh, se prendiamo le, eh, le aziende eh, più grosse, aziende produttrici di semiconduttore, eh, prima è sudcoreana, la seconda è americana, la terza è taiwanese e poi si va giù giù e di europei ce ne sono pochissime, cioè infine in fondo c'è ST per ultima con la Svizzera. Quindi elefandre più avanzate... Se guardate le dimensionalità, le foundi più avanzate sono solo nel Far East, sono solo a Taiwan e solo in Sud Corea, non ci sono da altre parti, neanche negli Stati Uniti. Guardate nel grafico l'Europa: l'Europa ha qualcosa su quelle che sono le più grandi, vedete, maggiore di 0,18 micro, eh, c'è qualcosina, e si arriva ad avere qualcosa tra i 10 e i 20 nanometri, che sono ormai dimensioni che sono vecchie, ma che sono le uniche che ci sono in Europa. Uh, quindi cosa vogliamo fare col Chips Act? Recuperare questo salto generazionale della tecnologia è impossibile, è impossibile perché per fare una fabbrica ci vogliono non so quanti anni in un posto per portarla a regime e non ci sono né le macchine né le competenze e probabilmente neanche il mercato poi da creare da zero, quindi è una cosa che viene vista come molto molto difficile. Allora in questo contesto ieri sera, guardavo le per l'ultima volta di ho trovato questa quest ansia di ieri sera, via libera al Chips Act. Ieri sera è andato, è stato finalmente firmato, poi però uno ci guarda bene e dicono 43 miliardi, ma 43 miliardi di euro che vengono movimentati da una piccola parte dei soldi della comunità europea che sono stati dirottati da dei fondi che erano già stati messi per dell'innovazione industriale. Quindi l'Europa non, non investe tantissimo su questa cosa, vorrebbe che tutto andasse uh, velocemente, andasse più veloce, ma con uh, una poca decisione nel buttarci dei soldi veri e propri. Una cosa interessante è che questo Chips Act abilita per questo tipo di settore l'aiuto di Stato, cosa che era stata evitata ed era vietata per altre condizioni. Negli Stati Uniti è un po' diverso. Tempo fa Biden Prepara un chips and science act e come ho rubato questa slide durante una presentazione e sottolineo science perché ci mette una costruzione di competenza, non solo il fatto di andare avanti con le cose ma anche di far salire il livello di conoscenza che ci sta dietro perché è nella conoscenza di questo processo estremamente complicato che forse si riesce ad avere un po' di uh, vantaggio competitivo. Cosa fanno gli Stati Uniti allora? Gli Stati Uniti cominciano a dire adesso la tecnologia la voglio riprendere, quindi proteggo Taiwan, mi resto lì a stare molto lontano, tengo la Cina lontana da Taiwan, perché in Taiwan c'è TCMC, che è una delle foundry più importanti al mondo, quella che riesce a fare la tecnologia più avanzata di tutte. Controllare la tecnologia più avanzata mi permette di controllare quello che sta succedendo nel mondo, perché altrimenti sarei dipendente da quello che decide di fare la Cina. Allora, in realtà gli Stati Uniti mettono i dazi e vietano eh, di acquistare prodotti cinesi. Cosa succede? Che tutti, mi ricordo una cosa di Au, una ditta del fri, Friuli, fa quel canale lungo tutta l'ED che c'è dietro nell'Audi a 8 adesso o nella Porsche, del e aveva un cippino che era made in China. Audi ha cambiato tutto il progetto per cambiare quel cippino perché, se no, la macchina non sarebbe stata potuta vendere, non si sarebbe potuto vendere la macchina. Negli Stati Uniti perché c'era un prodotto cinese dentro. Che cosa sta facendo? Huawei è affaticata, anche forse per il fatto che ha dei vincoli di, 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 di divieti rispetto a quello che succede negli Stati Uniti. Quindi è cominciata effettivamente una guerra tecnologica che sta andando avanti e diciamo, l'Europa rimane un po' a lato, a guardare un po' cosa succede, cerca di intervenire provando a fare, a riportare un po' di tecnologia e di spingere una produzione tecnologica utile per il sistema Europa. E in questo caso le foundry ce ne abbiamo anche, perché non avendo bisogno di questa tecnologia estremamente avanzata, che è quella che c'è adesso in Sud Corea e in Taiwan, forse per gestire il mondo dell'automotive europeo e le altri punti di forza dell'Europa, forse, forse, forse ce la possiamo fare lo stesso. Allora c'è stato un chip shortage, periodo covid L'abbiamo patito un po' tutti, quelli che compravano un'auto in quel periodo l'hanno patito veramente tanto di più perché, perché eh, di fronte all'impennata all di richieste di prodotti informatici da usare a casa in periodo Covid tutte le ditte hanno cominciato a produrre eh, per la, il consumo e per tutta la parte di elettronica e essendo crollato il mercato delle auto le, gli cancellavano gli ordini di prodotti per l'automotive. Dopodiché si è ripreso il, mo il mondo delle auto e non gli davano più i componenti, quindi era tutto un po' difficile. Ora è ancora più complicato perché l'auto è diventato un mezzo tecnologico estremamente complesso e c'è bisogno di avere anche dei componenti che siano più evoluti di quelli che si pensava ci potessero essere. Quindi eh, aggiungo cosa c'è, c'è uno short anche di ingegneri elettronici e quindi questo era quello che volevo dare ai colleghi, questo grafico che il mio professore, il relatore Canali, <ride> avrebbe bocciato perché non si leggono i numeri e non si vede niente, ma una cosa. <ride> Però si vede una curva rossa che cala, la curva rossa che cala sono gli, gli studenti di ingegneria elettronica, quella più verde che si vede dietro sono quelli di computer science, aumentano gli studenti di computer science, stiamo parlando, va dal 1964 al 2014, la conferenza è una conferenza importantissima per noi, il VLSI Symposium. E l'hanno fatto nel 22 l'anno scorso, quindi l'anno scorso è stato presentato questo dato. E vedete sopra anche le onde, le ondate che abbiamo visto, i microprocessori, i PC, internet, il cloud, lo smartphone, l'AI. Sono tutte parole chiave che attirano molto, molto, molto dal punto di vista della, del computer science. Ma come vedete, non uh, attraggono l'elettronico. L'elettronico fa fatica, non ci sono merce rara, sono pochi e ci si domanda anche come andrà avanti un po' l'ecosistema. Quindi questi sono dubbi che stanno nascendo in questo periodo. Uh, futuro, c'è tantissima roba nel futuro che può arrivare, voglio tagliare corto perché altrimenti poi la parlo come quelli che mi conoscono sanno che devono abbattermi dopo un po' che comincio a parlare, perché se no non smetto più. Um, ci sono tantissime cose che potremo vedere che sono abilitate da queste tecnologie. Um, Entusiasmanti, io rimango ancora un fanatico, mi piace ancora molto e mi, mi diverte molto questo mondo uh, innovativo perché c'è. Io ho fatto ingegneria elettronica perché pensavo al futuro e tuttora mi sento proiettato nel futuro e nel vedere cosa c'è e continuo a viverlo così. Questa cosa qui mi diverte molto e continuo a farla con, con passione. Metto come ultima cosa, vediamo se, se va, ecco una Marcord Enrico Zannoni <ride> ha usato l'incipit di una canzone dei Nirvana nel suo capitolo su Canali. Allora io ho una sorpresa perché non sapevo che tu conoscessi Nirvana perché rimanevo su, <ride> rimanevo su un altro tipo di musica che ascoltavo. Però 92 era l'anno in cui ero poi studente all'estero nel posto più grande del momento ed effettivamente ci vuole sempre del grange, qualcosa per, che, che rompa un po'. I meccanismi e che porti avanti qualcosa e diventi anticonvenzionale. Noi come elettronici dobbiamo farlo e dobbiamo farlo come comunità di ingegneri, in particolare di questo Dipartimento che ho avuto l'onore di frequentare in passato. Grazie. Grazie quindi a Paolo Pavane, grazie a tutti i relatori e le relatrici che ci hanno intrattenuto fino adesso. Ora entriamo nel vivo del racconto del libro Storia e storie del DEI. E quindi invito ad accomodarsi qui sulle poltroncine accanto a me Maristella Agosti, Franco Bombi, Gaudenzio Meneghesso, Mattia Veronese ed Enrico Zanoni. Allora, bentrovati intanto. <ride> Inizierei questa chiacchierata eh, chiedendo ad Enrico Zanoni, che è stato curatore di questo volume insieme a Maristella Gosti e Gaudenzio Meneghesso, che genesi ha avuto il libro. Cioè da dove è nato il desiderio o forse anche l'esigenza, direi meglio, di trasferire su carta, voi che avete anche altri modi per eh, conservare le informazioni, eh, tutta questa storia collettiva. Allora, eh, il, il progetto nasce assieme al progetto del Museo Diffuso coordinato da Giulio Peruzzi, che ringrazio per questa iniziativa, e anche il Dipartimento ha partecipato a questo progetto e ha allestito una, una postazione del museo nell'atrio del Dipartimento, eh, all'interno del quale, della quale sono presenti alcuni oggetti un po' simbolo della dello sviluppo del Dipartimento stesso. In particolare mi piace citare c'è la centralina elettronica che eh, grazie a Sergio Canazza è stata esposta lì, eh, che è stata usata dal Viso Vidolin e da Luigi Nono per la prima del Prometeo alla Biennale di Venezia più di 30 anni fa ormai. Però ci sembrava che comunque questo, diciamo, confrontato con gli strumenti storici che potevano essere esposti dagli altri Dipartimenti, forti del, di 800 anni di storia fosse in qualche modo eh, difficile da utilizzare per rendere conto della complessità dei 35 anni del Dipartimento, dell'intensità dello sviluppo tecnologico, dell'importanza dell'impatto sociale delle nostre discipline e, della, e anche della transdisciplinarietà connessa con lo sviluppo delle, eh, delle tecnologie dell'ingegneria e dell'informazione e quindi abbiamo pensato di cominciare ad accumulare del materiale scritto. Eh, siamo partiti eh, raccogliendo delle interviste delle persone che avevano vissuto la storia del Dipartimento dall'inizio, sotto forma del, dello standard delle interviste proposto dall'IEEE. E eh, successivamente questo progetto è cresciuto, è cresciuto accumulando del materiale, e c'è stata a un certo punto una svolta. Una svolta grazie a Valentina Berengo che mi sta intervistando e grazie a Maristella Agosti, perché a un certo punto abbiamo deciso di tutto questo materiale non possiamo usarlo in questa forma caotica, sparsa, confusionaria, che era l'impostazione un po' anarchica che avevo dato io all'inizio. Ma dobbiamo organizzarlo in un documento e quindi in un libro. E allora abbiamo. Chiesto e sollecitato altri interventi più istituzionali relativi alla storia dei settori scientifico disciplinari e grazie al direttore all'evoluzione nel futuro della, della, della nostra disciplina. E da qui è arrivato appunto la possibilità di mettere questa cosa su carta. Eh, voglio ringraziare anche eh, Sara Brugnerotto che ha curato tutto l'apparato iconografico, fotografico, il design dell'impostazione dell grafica e così via. E tu mi chiedi perché un libro. Allora, innanzitutto gli autori dei vari contributi non sono precisamente dei millennials, quindi forse sono più a loro agio con la forma scritta su carta che non la forma digitale. Eh, poi ci siamo accorti, scrivendo in particolare Maristella, che è stata un po' l'artefice del libro e anche ha curato scientificamente tutta la parte di storia del Dipartimento con grande precisione e accuratezza, che eh, la memoria digitale è una memoria che va in crisi, è una memoria frammentaria, è una memoria fragile e eh, Per esempio Maristella si è accorta che mancando negli ultimi 25 anni gli annuari del, dell'Ateneo della, dell in forma scritta, molte informazioni eh, si faceva molta fatica a, a reperire, cioè, era, bisognava andare in cerca in mille documenti di informazioni che una volta in forma scritta sarebbero state presenti in un unico documento facilmente accessibile. Quindi su questo problema della, della memoria digitale dobbiamo un po' meditare, meditare a livello di Dipartimento e più in generale. Ovviamente è un problema enorme che non riguarda solo noi ma che comunque eh, va risolto. Ecco, questo per quel che riguarda la genesi del libro essenzialmente. Ma nel mettere insieme, quindi in questo lavoro di, racco di raccolta, uh, di, di, di contributi scritti che però costituivano una storia, eh, c'è qualcosa che, di cui... Eh, si è reso conto che, che è emerso, diciamo, guardando la carta e poi alzando gli occhi e guardandosi in giro dentro al Dipartimento. Cioè, è, è emerso qualcosa nel processo di scrittura, di revisione, nel costruire questa storia, mettendola per iscritto? Allora, a posteriori io ho confrontato il, il nostro libro... Con uno scritto di Luca De Biase che è apparso eh, sull'Enciclopedia Treccani e che riguardava più genericamente la storia dell'elettronica e delle telecomunicazioni in Italia. E devo dire che, nonostante il nostro, i nostri scritti siano cresciuti in maniera un po' appunto, spontanea e anarchica, eh, il nostro libro rispecchia abbastanza quanto scritto da De Biase in termini di. Sviluppo dell'ingegneria dell'informazione in Italia, in cui c'è un primo momento nel quale eh, la, la, la comunità fa riferimento principalmente alle grandi aziende italiane, Olivetti, Teletra, eh, ST Microelettronica dei primi tempi, Telltel, poi soprattutto dopo la bolla delle telecomunicazioni, dopo l'anno 2000. Eh, c'è un'apertura globale e non, non ci sono letteralmente più confini, anche il Dipartimento aveva sempre in passato ha avuto collaborazioni internazionali, però dopo il 2000 si nota come eh, essenzialmente i, i riferimenti diventano dei riferimenti globali, i finanziatori diventano dei finanziatori globali, eh, la ricerca si apre su una scala assolutamente mondiale. Nel nostro dipartimento, e in questo devo dire, ho trovato che la storia che abbiamo raccontato eh, trova riscontro in, in una narrazione fatta completamente indipendentemente dal, dal giornalista del Sole 24 Ore che è appunto Luca De Biase. e Che altro? Eh, beh, ho trovato molta sensibilità, anche se ho dovuto un po' sollecitare questa sensibilità, vero Maristella? Eh, all'inizio da parte di tutti i coautori dei vari interventi che vorrei ringraziare, vorrei ringraziare in particolare Gaudenzio per aver promosso e spinto l'iniziativa e finanziato anche la pubblicazione del libro e, e in questo devo dire mi sono ritrovato in un dipartimento che è un po' un'isola felice da questo punto di vista, cioè questa iniziativa ha avuto immediatamente una, un riconoscimento da parte di di chi doveva contribuire scrivendo e molti l'hanno fatto, siamo arrivati a scrivere 400 pagine che eh, spero qualcuno legga almeno in parte. Eh, che altro? Eh, C'è una frase di Italo Calvino in una raccolta di eh, racconti T con Zero del 1967 che dice che il silicio è il cristallo che è riuscito ad essere il mondo e a rispecchiare tutto il mondo. Questo l'ha scritto nel 1967 con particolare preveggenza, se pensiamo a internet e a tutto quello che è venuto dopo. E questo ci spinge anche, secondo me, a considerare con attenzione quanto sottolineato da Tiziana nel primo intervento, cioè che come sia importante non solo lo sviluppo delle tecnologie digitali, ma anche la consapevolezza sull'uso di queste e dell'impatto sociale che queste hanno. Allora, noi abbiamo delle iniziative a livello dipartimentale in, questo, in questa direzione, cioè promuoviamo dei corsi nell'ambito del corso di diritto e tecnologia con giurisprudenza. Alessandro Pacagnella ha aperto un corso su microelettronica e globalizzazione altro tema estremamente rilevante come dimostrato dall'intervento di Paolo Pavan che mi ha preceduto. E dobbiamo però eh, sviluppare maggiormente questo, sviluppare le attività di terza missione e fare del nostro Dipartimento un centro di competenza dove si incrocino i diversi saperi a questo riguardo e che quindi sia ancora una volta un intervento di tipo transdisciplinare e che aumenti la nostra capacità di vedere che cosa c'è oltre nello sviluppo delle tecnologie. Grazie. Grazie mille. E allora adesso chiederei invece al professor Franco Bombi come nasce questo dipartimento, cioè entriamo proprio nel merito, qual è stata la storia nei suoi tratti essenziali? Buonasera a tutti. Eh, sono, parlo giusto con questo microfono, mi sentite? Perfetto. Eh, non voglio parlare di storia del dipartimento che trovate molto ben descritta nel volume che avete eh, che, che presentato oggi, parlerò un po' della preistoria, eh, cioè degli eventi che, nei quali ho giocato un ruolo, spero importante, per l'avvio del Dipartimento. Nel 1985 sono rientrato a Padova, dopo un lungo periodo passato in Inghilterra, dove avevo lavorato alla costruzione di quello che è ancora il più grande esperimento per lo studio della fusione termonucleare controllata, il progetto JET. Avevo vinto un concorso a cattedra nell'80, mentre ero in Inghilterra, e poi avevo fatto lo straordinariato a Catania, ma sempre lavorando al JET, perché ero eh, a disposizione del ministero degli affari esteri per collaborare con questo progetto. Al termine del triennio, eh, la parte del progetto a cui avevo lavorato, che era il sistema di controllo, aveva funzionato correttamente per più di un anno e quindi ho chiesto di rientrare in servizio, eh, trasferendomi a Padova. L'accordo con la facoltà era quello di eh, intanto di, che io passassi dal settore scientifico disciplinare ai controlli automatici, nel quale avevo vinto il concorso. Al settore eh, di ingegneria informatica perché avrei dovuto cercare di avviare la laurea in informatica guidando il gruppo di giovani informatici del dipartimento e dell'istituto che, dell che eh, non avendo la guida di un professore ordinario, erano in difficoltà nel lancio di un progetto di questo tipo. Nell'85 eh, era il momento in cui venivano creati i dipartimenti. Gli istituti universitari erano di solito strutture molto piccole, per costruire un dipartimento era necessario che più istituti si fondessero insieme. Eh, nel caso dell'istituto di elettrotecnica e di elettronica nel quale io ero rientrato eh, c'era una situazione opposta perché era già una struttura con un gruppo molto eh, importante di docenti. E in particolare ospitava due anime, oltre alla tradizionale anima scientifica dell'elettrotecnica, anche quella dell'elettronica e delle derivazioni dell'elettronica, che in qualche modo era figlia di questo settore. Quindi, eh, per eh, trasformare l'istituto eh, in dipartimento, era stato proposto di dividerlo di, in due parti creando un dipartimento di elettronica e, eh, separato dal vecchio questo modo di procedere trovò una grande ostilità soprattutto nei più vecchi eh, pensavano che questa uh, struttura uh, potesse in qualche modo uh, per, eh, intaccare la priorità, il, il potere che aveva il settore dell'elettrotecnica. E quindi questa proposta fu, eh, naufragò nei complessi meccanismi decisionali dell'Ateneo. Quando al mio arrivo a Padova trovai quindi questa situazione di stallo in cui eh, sarebbe stato necessario e auspicabile creare un dipartimento ma questo era stato bloccato da queste difficoltà di gestione. Eh, io avevo um, un'esperienza un nella direzione di una, grossa, di una grossa struttura a livello internazionale, avevo vinto il concorso a cattedra mentre ero in Inghilterra ed ero stato poi passato da un settore a un altro sempre mentre ero in Inghilterra e quindi non avevo debiti col contesto accademico padovano e quindi i colleghi che conoscevano bene la struttura, forse anche meglio di me, mi dissero perché non ti occupi tu dell'avvio del Dipartimento. Io non avevo debiti, non avevo vincoli e quindi potevo operare a secondo quello che ritenevo più opportuno per il settore e quindi ho portato avanti uh, questo progetto non senza difficoltà, con una significativa ostilità da parte di, del gruppo, degli, mi scusino gli elettrici se li categorizzo così semplicemente, e eh, nella, nel 1987 la creazione del Dipartimento di elettronica e informatica, quello era il titolo che si dette a questo, fu possibile e quindi di fatto il Dipartimento fu creato uscendo dall'istituto che rimase ancora in funzione. E la cosa non è stata semplice, mi ricordo che dopo l'ostilità alla fine anche molti eh, più tradizionalisti, colleghi più tradizionalisti mi diedero una mano, in particolare ricordo con, eh, con affetto la collaborazione con il professor Baldo, che seguiva la parte dell'ingegneria elettrica e che aveva un, con me un, un criterio molto empirico di come procedere, ci mettevamo d'accordo anche al di là di quelle che erano le decisioni degli organi collegiali, di come ci sembrava meglio procedere, e poi eh, sigillavamo queste decisioni. E bevendo il prosecchino di de, sera prima del dipartimento, nel bar del dipartimento, prima di lasciare quello che allora era l'istituto. La lunga esperienza, decennale esperienza di lavoro a livello internazionale, mi hanno consentito di cercare di dare un taglio alla struttura che veniva creata in maniera eh, molto innovativa, eh, mi ricordo che dovevamo combattere contro le regole che venivano dal centro, dal boss. Si diceva, dandoci delle norme nuove, innovative, che seguissero lo spirito della nuova istituzione. Io eh, davo del tu a tutti, come se si parlasse in inglese, questa era in abbastanza una novità nel contesto e eh, mi aspettavo che il personale tecnico-amministrativo avesse autonomia e spirito di innovazione, cosa che anche questa era un po' in contro alla tendenza della tradizione. E eh, ho poi cercato di stimolare i colleghi a cui devo il successo perché senza il loro lavoro nulla sarebbe stato possibile, di lavorare in maniera innovativa con un occhio verso il, il contesto internazionale e con spirito di eh, collaborazione e passaggio di idee da un settore all'altro settore. Nella via del Dipartimento mi ricordo che in qualche occasione ebbe un'occasione di dover parlare e, e mi, ebbe un modo di dire che mi congratulavo con la nuova entità e ci vedremo fra 30 anni per verificare la bontà di questo progetto e di queste proposte. Sono passati 35 anni e quindi questo auspicio che avevo messo sul tavolo in quell'occasione si è più che avverato. Alla fine del primo triennio di direzione eh, molti mi chiedevano di continuare a dirigere il Dipartimento. Eh, però io pensai che non era opportuno rimanere in, quell in quella posizione, perché questo avrebbe mantenuto certi er errori miei, certe distorsioni, se vuol di carattere personale, sarebbero rimaste dentro l'organizzazione del Dipartimento. Se invece il Dipartimento avesse cambiato direttore, il nuovo direttore avrebbe avuto modo di cogliere i, i difetti e cercare di mantenere il carattere altamente innovativo della nuova struttura. Eh, lasciando il Dipartimento, non accettai quindi di essere nominato una seconda volta direttore, e eh, questo fatto mi lasciò eh, spazio dallo, sp dalla, dal, lanciato da questa struttura che era eh, abbastanza ci dava un senso di entusiasmo. Ebbi occasione di lavorare in molti altri settori, eh, primo fra tutti l'avvio della laurea. Di ingegneria informatica, che ha avuto poi un grande successo, di lavorare al progetto GAR alla creazione della rete de, delle università. Eh, mi, mi sono fatto un anno a Roma, eh, lo di eh, scrivendo lo studio di fattibilità della rete unitarie della pubblica amministrazione, e poi eh, sono stato membro della giunta della Camera di Commercio e consigliere d'amministrazione dell'università, in questa cosa che adesso è di moda come terzo settore, nel senso che partecipavo all'amministrazione della Camera di Commercio e dell'università, creando collegamenti. Ho poi fatto il prorettore, nel felice retorato del professor Marchesini, in quel spazio mi sono occupato, fra le altre cose, della... Eh, creazione attraverso un bando della prima rete integrata eh, voce e dati di un'università italiana che era una cosa adesso è la normalità ma allora summa, se, 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 sembrava una rivoluzione estremamente innovativa ho poi mh, lavorato al Cineca che aveva bisogno di una rivetilizzazione e in quel ruolo ho partecipato all'installazione di quello che era allora la sesta macchina per potenza di calcolo del mondo. Quindi il Dipartimento mi ha dato anche una eh, spinta a potermi occupare di cose estremamente innovative e eh, stimolanti. Grazie, quanta storia nella storia! Eh. Allora, adesso chiederai invece a Maristella Agosti. Lei non è, ingegnere, non è ingegnere, ma ha insegnato per tutta la sua carriera nel Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione ed è diventata anche professoressa emerita l'anno scorso. Ecco, questo che cosa ci dice? Lei cosa ci può raccontare di questo, questo dato? Lei non è ingegnere, eppure la sua carriera è stata fatta in un Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione. Prima di tutto vediamo di accendere il microfono, grazie. Grazie della domanda che mi dà la possibilità di fare alcune riflessioni proprio sulla nascita del Dipartimento. Perché eh, eh, giustamente Franco eh, Bombi ha sottolineato tutti gli aspetti legati eh, all'evoluzione della Facoltà di Ingegneria, no? Ma eh, in, io sono laureata in Scienze Statistiche Demografiche, sono laureata nella Facoltà di Scienze Statistiche Demografiche ed Attuariali allora, è e, e una facoltà molto giovane probabilmente, allora era la facoltà più giovane dell'Ateneo era nata nel 1968 e eh, era nata sotto la spinta in particolare del professor Albino Uge statistico, e del professor Bernardo Colombo, demografico demografo, e perché? Perché ambedue avevano studiato all'estero, eh, Ojef prima eh, della, guerra, eh, della seconda guerra mondiale, eh, Colombo subito dopo essere rientrato dalla campagna di Russia, era andato a Princeton, e eh, da bravissimi studiosi avevano capito che una materia estremamente importante per l'evoluzione scientifica della statistica era l'informatica, allora centrata più sugli strumenti, sui calcolatori, eh, ma eh, loro avevano intuito l'importanza dei dati. Allora, nella facoltà di ingegneria di Padova giustamente c'era una grandissima competenza a livello fisico dell'hardware, dell'elettronica, eh, degli strati del software che permettono all'elaboratore di funzionare. Ma non c'era un'attenzione alla gestione dei dati permanenti, cioè farli permanere all'interno dei calcolatori. Oggi, quando noi utilizziamo qualsiasi motore di ricerca e ritroviamo delle pagine, queste pagine sono dei documenti permanenti che sono mantenuti all'interno di server e possiamo consultarli. Cioè tutta la nostra consultazione Facebook, Twitter eccetera non la potremmo fare se non avessimo la memoria permanente che per fortuna ci hanno inventato i nostri elettronici ovviamente, però l'uso di questo strumento attraverso dei programmi applicativi richiedeva anche delle competenze di tipo diverso. Dentro la facoltà di statistica, proprio grazie, specialmente anche a UGE, che eh, già negli anni 50 aveva favorito, aveva trovato il finanziamento esterno per finanziare la costruzione presso l'Istituto di Statistica, dell'Università di Padova dal 58 al 61, la costruzione di un calcolatore elettronico è la, il secondo esempio unico, e poi non ce ne sono stati più, di costruzione di un calcolatore elettronico dentro un istituto universitario. Tutti sanno della storia sicuramente e degli eventi della CEP di Pisa, quello è stato veramente poi un calcolatore che ha permesso un'evoluzione verso anche la collaborazione industriale con l'Olivetti, eccetera. Ma eh, Padova nel suo piccolo è statistica che vuole avere un calcolatore per uso didattico e scientifico e anche cerca di favorire appunto l'evoluzione della disciplina. Ugge sarà anche il primo vicepresidente dell'Associazione Italiana di Calcolo Automatico, l'Associazione Italiana di Informatica. Eh, proprio perché ci credeva e perché favoriva, favorisce anche la costruzione e la costituzione del centro di calcolo di Ateneo e allora dentro la facoltà di statistica si era creato un gruppo di persone che lavoravano molto presso allora il centro di calcolo scientifico, cioè sempre vicino ai calcolatori perché le reti non le avevamo ancora a disposizione no? in quegli anni, negli anni 70, dobbiamo aspettare gli anni 80. E eh, c'era questo gruppo di ricercatori, eh, con l'evoluzione e la ristrutturazione dell'università grazie alla legge 382 dell'80 si stavano costituendo i dipartimenti. I dipartimenti sono, eh, cioè, quando noi andiamo a, eh, a guardare una riforma universitaria, attraverso una legge che ci viene fornita, la legge ci dà delle indicazioni sulle attuazioni. Ci cambia la strutturazione del, della nostra realtà intorno a noi, ma bisogna che essere anche in grado di percepire che c'è questa necessità di evoluzione. La legge 382 cambia totalmente il panorama nazionale perché, come ha ricordato anche Franco Bombi, prima gli istituti erano piccoli molto incentrati su certi argomenti specifici, erano come una struttura gerarchica all'interno di una facoltà, quindi la, la ricerca non veniva evidenziata in quanto tale, ma veniva evidenziata la struttura della didattica, cioè la facoltà, lì c'erano i docenti, facevano anche ricerca, ma era una struttura estremamente gerarchica. La 382 ci chiede di cambiare completamente struttura, cioè di passare da una struttura gerarchica a una struttura matrice. E quindi le facoltà rimangono il punto centrale, fondamentale, purtroppo ce le hanno portate via in questa bella organizzazione della didattica multidisciplinari perché hanno bisogno di tutte le competenze, ma dove le pescano queste competenze? Non le pescano più in piccoli istituti che non hanno neanche respiro per certe discipline, non possono avere respiro per certe discipline, li pescano invece in quelli che si costituiscono come dipartimenti, quindi l'altro piano orizzontale e verticale dove vanno a confluire tutti i gli esperti delle tematiche. Che quel Dipartimento che si sta costituendo anche faticosamente, laboriosamente, anche, anche conflittualmente, certe volte, e lì. Ci sono tutti gli esperti del settore, quindi anch'io avevo fatto un'esperienza di quattro anni di ricerca scientifica all'estero, avevo vissuto in un grande dipartimento a Londra e mi ero trovata molto bene. Quindi tornando in Italia e tornando all'Istituto di Statistica che si era trasformato e aveva accolto anche delle altre persone nella statistica, eravamo ospiti noi informatici praticamente di questo dipartimento, graditi, molto ospitale, il dipartimento di statistica era nato già nel 1980 però ci dicevano trovate anche una casa una vostra sede scientifica e quando Abbiamo saputo che si stava costituendo il dipartimento che inizialmente è stato poi chiamato di elettronica e di informatica, noi abbiamo cercato di favorire la confluenza di questo gruppo di studiosi nel dipartimento. Quindi il dipartimento, grazie anche al nostro contributo e anche al contributo di colleghi che poi vennero dalla facoltà di Magistero, dove si insegnava specialmente nella laurea di psicologia un, un insegnamento di informatica, nasce interdisciplinare nasce con esperienze che insieme vanno a creare un organismo nuovo e quindi corrisponde il Dipartimento, il bello del nostro Dipartimento, come diceva Enrico, siamo tutti molto fieri dell'ambiente che si è creato nel Dipartimento, anche grazie a questo atteggiamento di apertura rispetto al passato, perché dovevamo effettivamente attuare la riforma perché non basta creare il contenuto, bisogna che le persone siano convinte e, e ehm, mettano in moto un meccanismo. Il Dipartimento è un organismo vivo, nasce allora in questa maniera, negli anni ha subito anche tante altre trasformazioni, anche perché ci sono stati altri decreti, legge, altre leggi, l'ultima legge Gelmini, però trova un'attenzione... A saperi diversi. E una cosa che io desidero sottolineare: io venivo da fuori, la maggior parte dei colleghi non li conoscevo, qualche informatico, Franco, avevo avuto occasione anche di conoscerlo in Inghilterra un po' bene, ma eh, io ero un pochino straniera e mi sono sentita veramente molto accolta perché le persone che avevano pensato e rifiutato quella vecchia maniera di costituire il Dipartimento, erano persone molto aperte, molto anche fini, eh, erano persone molto brave, qui ne vedo alcune, eh, Cariolaro ad esempio. Eh, mi dispiace che non abbia potuto venire Marchesini, Cettore, Fornasini eh, cioè erano colleghi che erano anche curiosi di capire che cosa facevamo noi e io ero curiosa di capire che cosa facevano loro e loro mi hanno molto insegnato perché io non avevo un maestro una persona che mi abbia ehm, aiutato anche nella costruzione delle competenze delle reti di, col di collegamento scientifico no? e una notazione che vorrei fare è sul nome del Dipartimento, perché forse molte persone non, non ci pensano perché si è chiamato il Dipartimento di Elettronica e Informatica all'inizio. Perché non è stata, come per tanti altri Dipartimenti, una enumerazione delle competenze eh, che il Dipartimento raccoglieva? perché il Dipartimento raccoglieva i telecomunicazionisti, eh, raccoglieva eh, anche al, già un po' di bioingegneri, eh, una un grandissimo gruppo importante a livello nazionale e inter internazionale degli automatici, perché si chiamava elettronica e informatica. Io feci questa domanda al professor Marchesini un giorno, e chi lo conosce può immaginare un po' il sorriso che mi fece, e mi disse, beh... Eh, noi eh, abbiamo, non abbiamo bisogno di avere il nostro nome nel Dipartimento, nel nome del Dipartimento, perché abbiamo già una eh, risonanza eh, nazionale, internazionale. Ne avete più bisogno voi, elettronici e informatici. Ovviamente a me si rivolgeva come, inform come informatica. Ecco, questa è una lezione di umiltà scientifica e di attenzione al più debole, per includerlo, per creare una situazione all'interno della quale è possibile far progredire quelle discipline che avevano più bisogno di essere eh, conosciute e avevano più bisogno degli altri. E per questo forse anche il nostro Dipartimento è stato sempre un bel Dipartimento, che quando una persona viene da fuori di solito lo nota come è, com è fatto. Sono stata un pochino lunga. Eh? E a proposito di venire da fuori, Mattia Veronese, lei ha studiato nei primi anni 2000 in questo dipartimento, si è laureato qui e poi se n'è andato per una decina d'anni in Inghilterra al King's College per poi però tornare come professore qui. Allora, prendendo in mano il libro Storia e Storia del DEI e eh, anche lei guardandosi intorno a quello che è la vita del DEI, che cosa, si può, cosa ha, ha trovato, cosa ha ritrovato tornando e cosa ha trovato leggendo la storia di questa istituzione? Allora, la prima cosa che ho visto uh, rientrando al DEI, proprio prendendo il cancello d'ingresso per chi è, è familiare con la nostra location, vede il Paladei. E okay. il Paladei è questa struttura un po' contesa, no? un po' che dovrebbe esserci, non esserci, però per me il Paladei è sempre stato il centro in realtà, della relazione con le altre persone. E quindi ho avuto questo, un po' sentimenti contrastanti, la voglia di rincontrare le persone, ma allo stesso tempo un po' di spavento legato a quella che è l'infrastruttura. Poi però frequentandolo ho visto che è un ambiente profondamente rinnovato, rinnovato nella didattica perché ho visto che alle solide basi, eh, ai fondamenti di discipline di ingegneria si è unita un'ampia eh, scelta formativa. Molto al passo con quello che è l'innovazione tecnologica di oggi, che troviamo nelle lauree magistrali. L'ho visto rinnovato tantissimo nel corpo degli studenti. Eh, e questi 800 studenti stranieri che frequentano, eh, che si aggiungono a questi 5.000 studenti eh, del DEI, eh, fanno, fanno vedere la loro presenza e questa internalizzazione fa bene a tutti. Fa bene al personale amministrativo, che si scontra con eh, eh, questi studenti stranieri che vanno a bussare alla porta che magari non capiscono. Fa bene a noi docenti. Perché ci mette in gioco e, e ci obbliga in qualche modo a trovare compromessi con studenti che vengono da background diversi, che magari non capiscono il, modo di, il nostro modo di presentare certi argomenti, certi concetti. E, e, e fa bene eh, a, a, agli studenti stessi che frequentano il nostro Ateneo, ai PhD students, perché dà l'idea di questo uh, dei che va oltre, il dipartimento che va oltre le mura, oltre il nostro campus, oltre il territorio, c'è cioè questo ampio respiro. E poi l'ho trovato tantissimo rinnovato nel capitale umano. Per me il DEI eh, è fatto di persone, eh, sono le persone, no? non sono i mattoncini rossi per quanto belli che eh, definiscono il nostro palazzo. E, e io quando no, presento il DEI nei vari eventi di orientamento agli studenti de delle superiori, ho trovato questa immagine che secondo me è molto rappresentativa del DEI, che è quella degli Avengers. Adesso qua non so se andiamo uh, su Copyright, Violation, ma tutti sapete cosa sono gli Avengers, sono questi supereroi che salvano l'universo dal cattivo di turno. Ecco, uh, il, day, il personale del dei, le persone del dei sono un po' come gli Avengers. Un po' perché fa piacere no, all'accademico del dei, paragonarsi a Capitano America, Tony Stark, uh, uh, Iron Man, tutti questi personaggi. Ma proprio perché, e, e questo si ricollega a quello che ha detto la professoressa Agosti, il, gli Avengers sono nati come un modello di inclusione. Allora dentro, dentro il mondo Avengers ci sono tutti i tipi di supereroi, poteri speciali diversi. Ci sono quelli che si arrabbiano e diventano verdi, no? c'è un po' di tutto. Ognuno può trovare il corrispettivo. Ed è un ambiente, quello degli Avengers è un gruppo che include tutti, no? non, non ammette diversità, accetta le diversità degli altri. L'idea è così: è l'ho trovato un ambiente inclusivo che fa dell'inclusione la sua forza. Anche le persone del Day sono un po' come gli Avengers, no? uh, hanno talenti diversi, delle volte si arrabbiano, delle volte vanno uh, d'accordo, però sono unite da un fondamento che è la passione per l'ingegneria dell'informazione e per le sue materie. È un quello che trovo collante che si unisce. E questo fa una bella casa in, in, in cui lavorare. Se passiamo un po' al libro, allora io devo fare una confessione. Quando ero un po' diffidente sul libro, è okay? un po' diffidente adesso non vorrei prendere uno scoppellotto, ma è, 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 è un po' la verità. Poi l'ho visto, l'ho toccato e ho frequentato questo gruppo e dagli sguardi, da, da, dalle intenzioni, ho dovuto ricredermi. E, e, e nel libro mi sono tantissimo ritrovato, ho trovato gli ambienti, ho trovato le persone, ho trovato un modo di stilare gli argomenti, ho trovato la burocrazia, ehm, ho, ho trovato tanto di questo ed è un libro vero, è un libro che al di là no, del, de, di quello che c'è scritto, trasuda veramente di vita. Cioè io nel, nel libro vedo, ho letto la stima di alcuni professori per i loro mentori, la gratitudine, ho trovato uh, passioni, ho trovato anche del rancore, ho trovato successi in successi, ho trovato eh, veramente tanto oh, oh, di vero. Allora se devo dare un invito ai miei colleghi che stanno spulciando, vedo che un po' spulciano, hanno guardato un po', un po' questo libro, è non commettere il mio errore, non essere diffidenti, ok? Eh, buttatevi in, in questo libro e se non volete farlo, perché un po' no, leggere la storia per, per conoscere il presente è importante, ma secondo, per noi che frequentiamo il DEI io farei il ragionamento al contrario: è partire dal presente per dare valore a, a, alla nostra storia e a quello che sono stati questi 35 anni che ci hanno portato fino ad oggi. Grazie, bellissime parole. è vero anche che questo libro è diviso in sezioni e le sezioni corrispondono alle aree disciplinari da cui è costituito questo dipartimento che ha un direttore che, eh, a cui chiedo com'è che si riesce a tenere insieme tutte le molteplici anime di un dipartimento così variegato così popoloso così ricco di Avengers come si fa? Microfono. ok allora intanto grazie della domanda. La risposta quasi l'ha già data Mattia. È un dipartimento complesso, è molto grande, con tante anime, però sono tutti, tutti piccoli eroi. E quindi gestire un dipartimento di questo, di questo livello è una grande responsabilità per il direttore che deve cercare un po' come l'allenatore della squadra di calcio di fare giocare tutti al meglio. E tutti stanno dando un loro contributo in maniera importantissima. E su aree estremamente diverse. Cioè noi oggi eh, comunichiamo direttamente con il Dipartimento di Medicina piuttosto che il Dipartimento di linguistico, piuttosto che il Dipartimento eh, di Fisica. Collaboriamo noi, come diceva poco fa Maristella, abbiamo nel nostro DNA questa grande capacità, più che capacità, questo dono di essere molto trasversali. Noi siamo stati abituati sin dalla nostra nascita, o meglio i nostri i nostri fondatori a collaborare con tanti dipartimenti, ad andare a insegnare su tanti dipartimenti e avere questi dipartimenti che vengono da noi. Quindi noi questa trasversalità ce l'abbiamo e, e, e ci rende anche un po' orgogliosi secondo me. Gestire questo, cioè il direttore deve solo cercare di, di controllare le varie anime, le varie sezioni, verificare che non ci siano situazioni di, di critiche in certi settori per, per portare avanti come una macchina. Una macchina, se si fora la gomma, si ferma anche se il motore va benissimo, no? Quindi bisogna avere tutte le parti che lavorano allo stesso modo, in maniera armoniosa e coerente, no? Questo forse è l'unico grande compito del direttore. Dopo devo dirvi, eh, è un compito gravoso che però mi ha portato a partire con un secondo mandato. Ho detto, dopo il covid, di peggio non ci può essere altro. È arrivato il PNRR, che, che quindi voglio dire. C'è sempre. sempre, infatti, non c'è mai limite a questo. Però devo dire una cosa importante, io l'ho ribadito eh, ne, ne, nel libro, un dipartimento così importante e così complesso ha bisogno dietro di una macchina organizzativa perfetta. E io penso di, che il nostro Dipartimento ha un vantaggio importante. Abbiamo una, un gruppo di PTA favoloso che ci aiuta, che lavora al di là di quello che è il, il compito che devono fare. Io vedo entusiasmo. Io vedo voglia di mettersi in gioco, io vedo gente che magari sta lì due ore in più perché deve finire una cosa quando potrebbe benissimo fermarsi e andarsene a casa. E quindi vedo non solo bravura e competenza, ma anche entusiasmo ed attaccamento. E questo, ripeto, permette al nostro Dipartimento di andare avanti e i risultati che abbiamo ottenuto, secondo me, sono anche in gran parte dovuto a loro. Che li guardo tutti i giorni e gli faccio un grande applauso. E infine l'ultima parola, io sto un po' trascurando eh, anche l'anima, eh, eh, quella più produttiva tra virgolette, che sono i nostri dottorandi, i nostri assegnisti, che oggi sono qui in maniera non tantissimo numerosa, però ci sono, e, e loro stanno, lavorano allacremente, ci sono sempre... Si lamentano se non li facciamo lavorare fino a dopo le 9 di sera, mi chiedono come si potrebbe lavorare 24 su 24. Io gli dico guardate, non chiedete al direttore poi di essere presente quando siete qui. Quindi anche un grazie a loro perché danno un contributo importantissimo a tutti i risultati scientifici che ottiene il nostro Dipartimento. Grazie anche a loro. Grazie a voi per questa bella chiacchierata. Eh, avrei voluto chiedere un po' di aneddoti, però so che c'è un buffet che ci aspetta, quindi gli aneddoti li trovate se leggete Storia e storia del DEI 35 anni del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Padova. Buongiorno. Se potete, se potete restare, 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 non andarvene subito, vorremmo fare una foto tutti insieme, se avete un minuto ad aspettarci. Dai, vi girate, qua, no, no, qua, quà, diciamo qua, qua, con lo, quindi restate un attimo, vi prego, dove siete? <ride> Ho detto la parola buffet, ma non, non lo portano via. Allora no, niente foto, abbiamo rinunciato. Accomodatevi pure in basilica per l'aperitivo.